Buonasera, bentornati all'Abruzzo del Pallone. Siamo arrivati al 18 dicembre, è la prima giornata del girone di ritorno, ma le prime emozioni iniziano in qualche modo a toccarci sempre più da vicino perché il campionato entra davvero nel vivo. Io do il benvenuto ovviamente a colei che mi accompagnerà anche in questa puntata, la nostra Ludovica Giamarino. Buonasera Ludovica. Buonasera Luigi, buonasera a tutti. Vi ricordo che è cambiato nuovamente il numero per inviarci sms e da oggi è 392-623-7060. Lo vedete ovviamente in sovraimpressione, così potrete inviare i vostri sms e interagire con i nostri ospiti. Ringrazio Marco Pedigoni in cabina di regia, Roberto Gallier alle telecamere, poi tutto lo staff giornalistico con Jacopo Forcella, Massimo Lupacchini e tutto lo staff tecnico che sta lavorando per garantire questa trasmissione e anche la successiva di Andrea Costantini. Vado subito a presentare gli ospiti. Non l'abbiamo avuto ad inizio stagione, volutamente lo troviamo a ridosso di Natale per fare un po' il punto della situazione su questo campionato. Mi riferisco al presidente del Comitato regionale abruzzese, il dottor Daniele Ortolano. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. Presidente, sarà protagonista della tu per tu con la nostra Ludovica, quindi si prepari anche mentalmente. Va bene. Naturalmente, come mia consuetudine, diciamo, quando c'è la puntata istituzionale, accanto al presidente non ci sono rappresentanti di società, per non urtare le suscettibilità di alcuno. Doveva esserci il presidente Rodomonti per degli impegni personali, ci ha garantito che sarà con noi nella puntata dell'8 gennaio, quindi tutti coloro che hanno rimostranze e problemi con gli arbitri si scatenino l'8 gennaio, non questa sera, anche se purtroppo ci sono alcune cosine da sottolineare anche in questa puntata. E due colleghi che seguono il campionato di eccellenza molto da vicino, al centro e reduce da una trasferta ad Ancona di Serie D, ma di quello si parlerà nella prossima trasmissione, Marco De Antonis. Grazie dell'invito, buonasera. E ovviamente la voce del sabato insieme a Matteo Falzone e accanto a lui, con lui che conosce tutte le statistiche, tutti i dettagli di questo campionato, Andrea Costantini. Ciao Luigi, buonasera a tutti. Allora, Ludovica, come tradizione, carrellata di risultati per vedere tutto quello che è accaduto in questa giornata. Sì, allora prima c'è da dire che vincono tutte le squadre che sono nella parte alta della classifica, ad eccezione della capolista che, come nel girone di andata, viene bloccata dal Capistrello. Inoltre da segnalare l'eccezionale rimonta dello Sporting Tollo sul Colonia Paese, che porta la squadra tollese ai vertici della zona playoff, una partita caratterizzata anche da numerose polemiche da parte del presidente Perletta, e ascolteremo subito il suo sfogo nel nostro primo servizio. Prima però risultati e classifiche di questa giornata. Partiamo con l'eccellenza: Alba Adriatica Guardia Grele 2-0, Miternina Capistrello 2-2, Casalincontrada Vassomarina 1-5, Colonia Paese Sporting Tollo 1-2, Francavilla Spallanciano 4-0, Mosciano Montorio 1-3, Pineto Rosetana 2-1, San Salvo Casteldisangro 0-0, Sulmona Martin Sicuro 3-0. Si porta a 41 punti la Miternina, Montorio 40, Francavilla 37, Sulmona 36, Alba 32, Sporting Tollo 30, Vassomarina 29, Pineto e Colonia 28, Capistrello 25, Casalincontrada 24, Rosetana 21, San Salvo 17, Guardia Grele 16, Mosciano 15, Martin Sicuro 12, Casteldisangro 11 punti, chiude la Spallanciano con 2 punti. Passiamo al campionato di promozione, girone A. Angizia Luco Mutignano 1-3, Avezzano Canzano 1-1, Casoli di Atri Torrese 1-2, Castelnuovo Paterno 0-1, Civitella Sant'Omero 1-0, Ortigia Jaguar 3-2, Real Carsoli Valle del Gran Sasso 1-0, come il Real Cerne Atria e Tossicia Colonia Spiaggia. Apre la classifica il Civitella Roveto a 43 punti, Real Carsoli 40, Torrese 39, Avezzano 35, Tossicia 34, 32 punti per Mutignano e Real Cerne, Canzano 24, Sant'Omero 22, 21 per Casoli di Atri e Paterno, 20 per Angizia Luco e Jaguar, Atria 19, Castelnuovo 15, Valle del Gran Sasso 11, Ortigia 10, Colonia Spiaggia 9 punti. Passiamo ora al girone B. Altirrocca Questapone 2-3, Amatori Passo Cordone Treville 3-2, Flacco Porto Pescara Caldari 1-1, Penne Castiglione 3-1, Pratola Moscufo 3-2, Torre Alex Real San Salvo 5-0, Virtus Cupello Lauretum 0-2, Vispianella Pacentro 0-2, Visripa Folgore San Buceto 1-0. In testa la Folgore San Buceto a 34 punti, a Questapone 32, Altirrocca 31, 29 punti per Penne, Pracentro e Pratola, 28 per Moscufo e Lauretum, Treville 25, Amatori Passo Cordone 24, 23 per Flacco Porto e Castiglione, Visripa 22, Torre Alex 20, 19 punti per Vispianella e Caldari, Real San Salvo 12, chiude la Virtus Cupello a 10 punti. Lo diciamo subito, più tardi avremo un collegamento telefonico perché ci ha chiamato la dirigenza
del Sant'Omero per denunciare un episodio naturalmente sul quale noi potremo fare scarsa luce perché non era quella la partita di giornata, cioè Civitella Roveto Sant'Omero, finita 1-0, però il Sant'Omero lamenta un errore tecnico del direttore di gara in quanto un atleta vibratiano sarebbe stato espulso senza essere stato ammonito due volte, l'arbitro però insomma non era dello stesso parere. Tra poco ascolteremo in qualche modo i dirigenti del Sant'Omero, ma facciamo prima un rapido giro con i nostri ospiti. Presidente Ortolano, ci sarebbero tante questioni da approfondire, però partiamo da questo dato: campionato di eccellenza che da qualcuno in estate veniva dato come un campionato tra virgolette meno interessante, in realtà forse è quello più spettacolare degli ultimi anni perché c'è una lotta al vertice non indifferente. Sì, sì, sicuramente, ma è un po', diciamo, la storia del nostro campionato di eccellenza. È vero che negli anni passati abbiamo avuto alcune società che hanno fatto la storia, ma hanno avuto anche loro delle difficoltà enormi per vincere questo campionato, nonostante avessero allestito squadre importanti e avessero dietro un pubblico importante. Chiaramente non faccio nomi, se le vuoi le faccio, sono Chieti, sì, Teramo e tante altre. Quest'anno è sicuramente un campionato più equilibrato, un campionato più bello, un campionato in cui alcune realtà dilettantistiche importanti della nostra regione hanno continuato quel progetto e oggi danno fastidio anche a chi aveva attrezzato squadre importanti per poter vincere il campionato. Io credo che questo equilibrio resterà fino alla fine. Resterà un equilibrio anche per la zona retrocessione e qui purtroppo sono le note dolenti, perché io voglio fare tutti in bocca al lupo a tutte le società della Serie D, ma credo che quest'anno sarà inevitabile che almeno due lotteranno per i play-out. Io dico con forse il rischio che una possa retrocedere direttamente, al momento se non sbaglio c'è il Miglianico. C'è anche purtroppo questa eventualità che una possa retrocedere direttamente. Ecco la classifica, qui due scendono, le altre dalla terz'ultima alla sest'ultima a fare il play-out. Potremmo avere addirittura tre retrocessioni dirette e questo creerebbe notevoli problemi, perché, questo lo dico perché così anche chiariamo subito il problema, e qui si andrà poi in eccellenza a disputare i play-out e le società che dovessero poi qualificarsi come vincenti di questi play-out dovrebbero fare un ulteriore spareggio per play-out eventualmente allargati, cioè dalla 12ª alla 17ª. No, in questo caso se fossero più di tre sì. In questo caso noi andremmo a fare i play-out in normali, quindi e poi le due vincenti dovrebbero fare uno spareggio ulteriore per determinare la quarta retrocessa. Perfetto, quindi insomma quadro abbastanza chiaro. Quindi, allora, sinteticamente, Marco De Antonis e Andrea Costantini, perché vorrei andare a vedere subito il servizio di Colonia, che è un servizio abbastanza importante. Partiamo magari da Andrea e poi Marco. Andrea, la Miternina frena, il Montorio ci crede? Beh, il Montorio comunque deve crederci. Sì, il Montorio è stato in testa alla classifica per più tempo rispetto alla Miternina. La Miternina ha fatto un girone di andata, tolte le prime tre partite, strepitoso. È vero che ci sono i mezzi, però poi devi anche vincere e la squadra di Angelone ha inanellato una serie di risultati impressionanti. Ci può stare una frenata, peraltro contro una squadra di Capistrello che fuori casa non ha ancora vinto, però a Francavilla si è avvicinata l'impresa, a Sulmona ha dato il filo da torcere e oggi ancora una volta nei minuti finali è scappata questa vittoria, che prima o poi arriverà perché il Capistrello è una squadra forte, tanto più, e oggi lo si è visto, con l'innesto di Villa. Marco De Antonis, non sarà solo lotta a due per la vittoria finale, inseriamo anche Francavilla, inseriamo Sulmona. Anche, credo giusto, il Sulmona, fermo lì, o l'Alba può avere ancora qualche chance? Credo che l'Alba abbia perso già diverse chance in questa stagione. Non era certo quello l'obiettivo. Non era magari quello l'obiettivo è quello di confermarsi in linea di galleggiamento nella zona playoff, come fatto magari nelle ultime annate, e penso che questo possa essere un obiettivo alla portata del tecnico De Amicis e della sua squadra, della linea verde che predilige naturalmente la società albense, e per questa che andrebbe anche premiata a prescindere. Però credo, ecco, il Sulmona che si è rinforzato ulteriormente con altri innesti, adesso praticamente credo che sia a meno 6 dalla vetta. Giovedì mi sembra che ci sia Montorio Sulmona, ecco, quindi è una partitissima questa, perché il Sulmona continua a rinforzarsi nonostante abbia già ad esempio un parco attaccanti di primissimo piano, di primissimo livello. Questo vuol dire che ci credono e la partita di giovedì potrebbe dire molto. In più c'è il Francavilla che
insomma, ho visionato diverse volte in questa stagione. Oggi è tornata la vittoria dopo 4 pareggi consecutivi. E certo, l'avversario era tra virgolette anche più abbordabile, però il Francavilla rimarrà senz'altro a lottare per il primo posto fino alla fine del campionato. Magari dopo vorrei chiedere al presidente Ortolano se preferisce un'eccellenza senza capoluoghi oppure allora, con i capoluoghi per onori e oneri. Perché adesso insomma entriamo nel vivo davvero, perché il primo servizio sarà probabilmente quello che ci farà parlare un attimino, perché il presidente Perletta ha avuto qualcosa da dire sulla classe arbitrale, vero Ludovica? Sì, si porta dunque a ridosso della zona playoff lo Sporting Tollo con questa vittoria sul Colonia Paese per 2-1 con le reti di Manno e Bellè, mentre per il Colonia segna Stacchiotti. Il servizio è di Andrea De Aloisio con le riprese di Roberto Gallier e poi finisce invece 2-1 il derby fra Pineto e Rosetana. Le reti sono di Di Felice e Miani per il Pineto, mentre segna De Patre per la Rosetana. Ci raccontano la partita Giuseppe Mrozek e Fabio Di Blasio. Come with me. Domo Clima, rivenditore materiale idrico termico, condizionatori, trattamento acque, termostufe, termocamini, rubinetterie delle migliori marche. Domo Clima, caldo, freddo, acqua, aria. Domo Clima, a Giulianova in via Galilei e a Nepezzano, località Piano Daccio, via Salvo d'Acquisto. Centro Sportivo Sports Park. Alla consolidata pratica di molteplici attività d'acqua e di palestra si sono aggiunte il calcio a 5, l'arrampicata sportiva su parete di oltre 500 metri quadrati, la scuola di pugilato maschile e femminile degli istruttori Lorenzo e Luciano Di Giacomo e quella di pattinaggio artistico. Nel ristorante al 149 di Sports Park, inoltre, grazie all'ampia sala interna e al giardino all'aperto, sarà un vero piacere poter festeggiare i vostri eventi speciali, grazie ad una cucina tradizionale e di qualità e alla pizzeria con forno a legna. A proposito, affrettatevi per prenotare il gran cenone di fine anno. A Sports Park, ovviamente, gli appassionati di calcio assisteranno a tutte le partite di Serie A e di Champions League. È in contrada Campetto, a Penne. Info 085 82 13 242. Nello scontro diretto in chiave playoff è lo Sporting Tullum che ha la meglio, inanellando il quarto risultato utile consecutivo e condannando il Colonia Paese alla sconfitta dopo 6 risultati utili consecutivi. Vive proteste a fine gara dei locali per un rigore non concesso nel finale, apparso netto anche per gli avversari e per il gol vittoria di Manno realizzato con un braccio. Il presidente Perletta a fine gara appare un fiume in piena. Oggi la partita ha deciso l'arbitro. Ha deciso l'arbitro perché 3-4 episodi clamorosi, il pareggio dello Sporting Tullum era calcio di punizione per noi, ha invertito e abbiamo subito il pareggio. Il 2-1 Manno ha segnato con la mano e poi alla fine un rigore clamoroso incredibile su Chiarastella non dato, con l'arbitro a 2 metri. Questo dispiace, io dico ancora una volta signor Rodomondi che noi non vogliamo più nel modo più assoluto gli arbitri fuori. Penso che il Colonia sia l'unica squadra che 7 volte ha avuto lo scambio, basta, non vogliamo più gli arbitri fuori, altrimenti io non faccio scendere più la squadra in campo. Lo dico chiaro perché adesso siamo stufi, l'arbitro può sbagliare, però 3-4 episodi decisivi non lo accettiamo. Poi ripeto, non vogliamo più gli arbitri fuori, lo posso dire? Penso che noi quando facciamo l'iscrizione paghiamo con i soldi buoni e mi voglio lamentare, non vogliamo più gli arbitri fuori, 7 volte ora basta. Diamo 7 volte a tutte le squadre gli arbitri fuori. Nel Colonia Paese esordiscono i nuovi acquisti Capetola e Di Bonaventura. Nello Sporting Tullum, Manno, che all'esordio realizzerà il gol vittoria. L'avvio è di marca colognese. 13esimo ci prova Di Antonio dalla distanza con Matricardi fuori dai pali. Alla meglio la retroguardia ospite. 19esimo Potacui serve in profondità Maffei. La conclusione di quest'ultimo viene respinta da Matricardi. Poi viene fuori alla distanza lo Sporting Tullum. 22esimo pallonetto dal limite di Forgione. Per Capetola la parata non è delle più impegnative. Un minuto dopo gli ospiti hanno la più ghiotta occasione per passare. Numero di Bellè sulla corsia di destra, colpo di testa in area di Manno, la palla si stampa sul palo con Capetola battuto. 24esimo corner per lo Sporting. Bellè, lasciato colpevolmente solo, colpisce di testa. La palla termina la sua corsa fuori. Passano pochi secondi e gli ospiti protestano. Gomis termina a terra in area. Per Barriola di Piacenza si può proseguire.
Dopo la sfuriata tollese, alla distanza cresce il Colonia. 40esimo, conclusione dalla distanza di Potacui, miracolo di Matricardi. E il preludio al vantaggio locale che giunge pochi secondi dopo. Ancora Potacui va alla conclusione, Matricardi intuisce e respinge, ma il più lesto è Stacchiotti che finalizza con il più classico dei tapin vincenti. Per il difensore colognese è il quinto centro stagionale, non poca cosa per chi è abituato a difendere più che ad attaccare. Nella ripresa la musica cambia, è lo Sporting che preme sull'acceleratore da subito per ribaltare la situazione. Il Colonia è sulle difensive, ma la prima azione è proprio locale. Decimo, punizione di Saccia, Matricardi alza sopra la trasversale. Pronta risposta ospite al 12esimo, punizione di Bellè, Capetola respinge di piedi. Di Ghionno si gioca il tutto per tutto e manda in campo un altro attaccante, Quintiliani, giocando con tre attaccanti puri ed uno di supporto. La mossa porta i suoi frutti ed in soli 3 minuti lo Sporting capovolge la situazione. 24esimo, lo stesso Quintiliani serve Bellè, palla a girare e sfera sotto l'incrocio per il giusto pari. Al 27esimo è invece Manno che in mischia realizza la rete dell'1-2. Gol di Manno o di Mano? Per festeggiare indica da subito il braccio con il quale ha segnato, per poi ammettere a fine gara candidamente di aver toccato la palla con un braccio. Reazione rabbiosa del Colonia che va in forcing. 31esimo, Potacui punta la porta, Zegati lo anticipa provvidenzialmente al momento del tiro. Al 39esimo, in classica azione di contropiede, Gomis punta la porta, termina a terra. Anche in questo caso per il direttore di gara si può proseguire. Al 44esimo ci riprova il Colonia, conclusione di Ettore, palla fuori. Poi alla 48esimo montano le proteste locali. Chiara Stella entra in area, viene messo giù, rigore per tutti, anche per gli avversari, tranne che per Barriola. Poi tutti negli spogliatoi. Abbiamo fatto una bella partita con una squadra molto, molto forte, quadrata, una società che l'anno scorso ha fatto la finale playoff, quindi vincere su questo campo è un ottimo risultato. Vogliamo parlare anche un po' degli episodi così lamentata la formazione del Colonia, il calcio di rigore richiesto nella finale, l'episodio del gol del pari di Manno probabilmente segnato con una mano e via dicendo. Guarda, il rigore, quello finale era sacrosanto, no? E quello che è si deve dire, insomma. Abbiamo sentito anche il rumore dello schioppo, io tante volte mi sono lamentato, questa volta è la prima volta che posso dire grazie a Dio non ci hanno punito. Per il gol di Manno francamente non ho visto solo la palla che entrava dentro, perché dal settore dove stavamo c'era un pilastro, quindi non sono riuscito a vedere. Come with me. Eurocom Distribuzione SRL, esclusivista delle migliori marche del settore ricambi auto. Uscita a Pescara Nord, Città Sant'Angelo. Nel web www.eurocomdistribuzione.it. Domo Clima, rivenditore materiale idrico termico, condizionatori, trattamento acque, termostufe, termocamini, rubinetterie delle migliori marche. Domo Clima, caldo, freddo, acqua, aria. Domo Clima, a Giulianova in via Galilei e a Nepezzano località Piano Daccio via Salvo d'Acquisto. Vittoria sofferta ma meritata per il Pineto che domina per lunghi tratti, subisce un gol inatteso, ma è bravo a reagire e poi ad aspettare e cogliere l'occasione giusta per vincere. Per la Rosetana un pareggio sfumato all'ultimo, al termine di una partita di grande sofferenza. Dopo 2 minuti la prima occasione è per Miani, ma sul passaggio di Colancecco, il numero 9, perde il tempo della battuta e calcia alto. Al quarto ci prova Chauffolan sugli sviluppi di un angolo, nessun problema per Merletti. Al 16esimo Pica lancia nello spazio Miani, ma il numero 9 di punta calcia addosso al portiere. Al 33esimo altra occasione per Miani, colpo di testa nell'area piccola sul cross di Chauffolan, ma il punteggio resta sullo 0-0. 3 minuti dopo però, dopo tante occasioni fallite, il Pineto subisce il gol, tiro da fuori di Carlo De Patre, Di Furia fa un passo indietro e blocca il pallone, ma oltre la linea di porta, 1-0. Al 36esimo. Il pareggio del Pineto però non tarda ad arrivare. Al 44esimo Miani suggerisce la perfezione per Di Felice, che sigla il suo 10° gol stagionale, 1-1. Al 44esimo. Nel secondo tempo, dopo 1 minuto, ci prova ancora Di Felice al volo. Merletti risponde presente. 30 secondi dopo, Di Felice libera il tiro Maloku, ma il numero 11 calcia malissimo. L'assedio del Pineto prosegue ma a ritmo più blando. Al 58esimo ancora Maloku al tiro, un po' meglio di prima ma sempre fuori.
Al 78esimo parte in posizione regolare il neoentrato Peppoloni. Sul suo cross è evidente il tocco col braccio di Triboletti ed è calcio di rigore. Dal dischetto trova finalmente il suo gol Miani, 2-1. Al 79esimo. Al 92esimo in contropiede il Pineto ha l'occasione per arrotondare il punteggio, ma Di Felice manca l'appuntamento con la doppietta personale. La rosetana non riesce a rendersi pericolosa. Al 93esimo è il portiere Merletti a dover salire su un calcio di punizione, ma il suo collega di furia non corre pericoli. Finisce 2-1 per il Pineto. A fine gara rosetana in silenzio su ordine del presidente Iachini, furioso per la, a suo dire, antisportività dei pinetesi e in particolare dei loro raccattapalle, rei di aver nascosto il pallone negli ultimi concitati minuti di gioco. Mister Ciarrocchi, vincere un derby è sempre bello, poi per voi la terza vittoria consecutiva in casa, 28 punti, è la penultima partita di questo 2011, però saranno comunque delle vacanze di Natale serene. Quello senz'altro, a prescindere dai risultati. Comunque oggi abbiamo disputato un buon incontro, soprattutto nel primo tempo dove il Pineto meritava secondo me di vincere anche con un paio di gol di scarto. Poi invece la partita si è complicata un po', nel secondo tempo la Rosetana ci ha messo più volte in difficoltà. Poi diciamo nell'ultima parte siamo stati bravi e fortunati nell'episodio del rigore. Allora, io solitamente insomma non mi sbilancio, ma credo che oggi Barriola di Piacenza a Colonia sia stato veramente imbarazzante. Ovviamente non entriamo troppo poi nel merito perché i giudizi saranno del presidente Rodomonti, però noi siamo qui e chiedo a questo punto un commento anche al presidente Ortolano. Lo sfogo di Perletta fa parte di uno sfogo a fine partita di un match dove peraltro, per ammissione, con molta onestà dello stesso direttore del Tollo, Trovarello, l'arbitro ha sbagliato. Sbagliato in maniera evidente. L'intervista di Perletta, e quindi di un ottimo presidente, di una società che da tanti anni esiste nel nostro campionato, che ha fatto tantissimi sacrifici per mantenerla lì, in questo campionato, nello sfogo di Perletta ci sono due aspetti. Il primo è che, è la domanda che io farò a Rodomonti, perché vedremo anche i numeri nella distribuzione di questi arbitri che sono gli arbitri che arrivano dalla CAI, sono sì. Arbitri che arrivano dalla CAI, perché il Colonia ha avuto questi 7 arbitri e vedremo se lui invece ha un criterio in cui questi arbitri vengono distribuiti in tutte le società per tutti. Io so qual è il criterio, insomma, nell'ambito delle partite più importanti, quelle un po' più tese, ma anche perché sono delle, diciamo, delle esigenze che vengono anche richieste da chi poi deve designare quest'arbitro, insomma, quindi partite importanti, partite anche particolari su campi magari che hanno determinate caratteristiche, perché l'arbitro va valutato, un arbitro anche questo in formazione. Quindi l'aspetto è questo, le lamentele oggi di Perletta sono fondate, dispiace anche di vedere un elemento, un calciatore. Ecco, che, questo infatti è il secondo elemento. Allora il signor Manno, al di là che non si fa mai, ma la cosa più brutta è vedere uno che sa che ha fatto gol con la mano e ce la mostra pure. Al posto di andare dall'arbitro, forse avrebbe vinto l'Oscar del fair play europeo, di UEFA e della FIFA, ma insomma, qui ha preso in giro tutti, ha preso in giro il nostro sport, ha preso in giro i principi del nostro sport che sono la lealtà, la correttezza e tutte le altre cose che sono fondamentali, e ha provocato poi uno sfogo e soprattutto un risultato diverso da quello che poteva essere. Sull'episodio del rigore io so che mi sembra evidentissimo anche da però come ha detto di un errore. Ce n'è, però abbiamo visto dal servizio che forse anche qualche altro episodio sia a favore del Colonia che a favore, quindi è stata una prestazione disastrosa. Tra parentesi, quello che chiederemo anche a Rodomonti è perché non possa intervenire un assistente che qui forse vede meglio dell'arbitro, perché forse certo. Sta messo pure in una posizione in una posizione strana, questo è un gesto inqualificabile. Che tra l'altro poteva anche
potrà anche indurre l'arbitro a ripensarci. Mi auguro che qualcuno l'abbia scritto, se ci stia, mi auguro che ci sia un commissario, un osservatore, ecco, qualcuno Presidente, che possa rilevare. Costantino ha detto cose. Una cosa giusta, cioè poteva anche indurre l'arbitro a ripensarci questo gesto. No, doveva indurre l'arbitro a ripensarci. Ecco perché io parlo dell'assistente arbitrale, perché l'assistente arbitrale che sta lì, che vede uno che passa e fa così con la mano, che chiama l'arbitro e dice qua siamo due imbecilli, quello ce l'ha detto. Non so, un aggravante. Annulliamo il gol. Tutto ci diceva Andrea D'Aloisio in fase di montaggio che sostituito Manno poi da fuori ha preso ancora in giro Stacchiotti, difensore del Colonia, come per dire ti è piaciuto il... Verso un collega, verso un giornalista, cioè, ti è piaciuto il gol di mano. Ti è piaciuto il gol di mano, sono d'accordo, insomma, ha maggior ragione. Marco, in questi casi insomma diventa un po'... imbarazzante, come dice il Presidente, al di là degli errori poi dell'arbitro che ci sono stati. Poi, qui per dire che io voglio dire che poi questo sport, questo calcio, lo fanno gli uomini, capisci? Lo fanno gli uomini, sì. Che devono avere dei principi, capisci? Che poi eliminerebbero anche tutte queste nebbie e nubi che ci sono su questo campionato. Io capisco il Presidente Perletta, ma... lo capisco, come ho detto, per questi episodi, una giornata sfortunata, lui ha avuto anche in questo campionato sicuramente degli episodi che non gli sono andati a vantaggio, però siamo sempre, diciamo, al di là quindi degli aspetti della partita di oggi, siamo però nell'ambito... Sono combinati una serie di fattori, ecco, diciamo, no? di una normalità, perché tutte le squadre, tutte le società si lamentano e oggi, essendo una partita importante anche per... la determinazione di un posto nei playoff, insomma, credo che la sua amarezza sia stata tale da indurlo a fare, però io credo che sia stato corretto, ci ha chiesto semplicemente di verificare, ha fatto una richiesta in modo di verificare perché, infatti volevo chiedere anche a Marco De Antonio, il presidente del CRA l'ha mandato 7 volte, vedremo, io ho detto pure i numeri, ho detto che ho già chiamato Rodomonti e vedremo. Facciamo quali un controllo sono concreto. I numeri e vedremo anche quali sono le caratteristiche che vengono richieste alla CAI per mandare questi arbitri. Prima di sentire Marco, volevo aggiungere che nota di colore era meglio il Manno che, come lo scorso anno nella finale di Coppa Italia, fa gol e si mette la mascherina, almeno lì era meno... un po' meno, ecco. Marco De Antonis, in quei casi, come si diceva, no, l'arbitro può prendere coscienza insieme al suo collaboratore dell'errore fatto e si fa tutti una bella figura, tranne Manno che la brutta figura continua rimane a fare. No, l'assist del presidente Ortolano è quanto mai doveroso e giusto in tutto il suo ragionamento, in tutto il suo discorso. Chiaramente il gesto di Manno è un gesto inqualificabile, soprattutto perché deridere i principi che sono quelli etici e del fair play, deridere soprattutto gli avversari naturalmente in questo modo è un errore marchiano da parte sua a livello di sportività. Tra l'altro è anche un giocatore importante per lo Sporting Tollo, aveva colpito anche un palo il primo tempo, insomma, quindi poteva redimersi anche dopo aver commesso questa ingenuità e magari andare proprio dal direttore di gara, che comunque, dato che Manno non ha attuato questa iniziativa di fair play, poteva poi capire, come ha detto giustamente, ricordo giustamente sottolineato il presidente Ortolano, poteva capire che probabilmente qualcosa era di particolare si era costruito. Noi abbiamo già creato i prossimi servizi pronti, però una battuta, Andrea, Pineto, Rosetano, il Pineto vince, no? Poi si può credere a un Pineto da zona playoff? Ma non so, viaggiano sempre molto basso a Pineto, no? Però... sì, guarda, allora, tenuto conto che le squadre che stanno sopra sono o molto ben attrezzate, vedasi Sulmona, Miternina e Francavilla, o giocano molto bene a calcio come Montori e Alba Adriatica, so, il Pineto deve fare davvero una grande rincorsa se vuole arrivare. Io non penso che il Pineto farà i playoff, però la vittoria di oggi mi sembra assolutamente limpida, anche perché è condizionata da un errore clamoroso del tuo portiere, che di furia lì non ha bloccato quel tiro di De Patre. Poi comunque ha saputo reagire, vittoria che appunto... vittoria meritata. Assolutamente. Ludovica, prossimi due servizi. Sì, si porta a un punto dalla capolista il Montorio, grazie a questa vittoria sul Mosciano per 3-1 con doppietta di Valbonesi e gol di Francia, mentre segna D'Ignazio per il Mosciano. Sul campo Matteo Falzone e Silvia Gentile, mentre nel match tra Alba Adriatica e Guardia Grele l'ha spuntata l'Alba, grazie a una doppietta di Coccia, per noi Andrea Costantini e Gilberto Marinozzi. Italia Box. Italia Box propone soluzioni in cartone ondulato per il packaging, produzione di scatole in cartone, imballi fustellati, imballaggi flessibili, accessori per imballaggi, nastri adesivi, polietilene espanso. Italia Box, il tuo partner ideale. Via Ripoli, Giulia Nuova.
C'è un segreto per spendere meno sul gas. Si chiama Julia Servizi Più, una società giovane e dinamica specializzata nella fornitura di gas metano ad uso civile ed industriale. Sono già oltre 10.000 i clienti nel solo comune di Giulianova, ma anche a Teramo iniziano ad apprezzare la convenienza e le qualità di Julia Servizi Più. Gestione e vendita di gas metano, con agevolazioni che prevedono anche la rateizzazione di pagamenti. E allora, che state aspettando? Chiamateci per una consulenza gratuita ai numeri 085 800 76 51 e 085 800 11 11. Oppure venite a trovarci a Giulianova, in corso Garibaldi 65. Il girone di ritorno inizia con un colpo esterno per il Montorio che espugna il Mario Rodi di Mosciano. Gara vibrante ed emozionante sin dall'avvio, con i gialloneri praticamente perfetti fino alla rete del 2-0. Il Mosciano, nonostante l'inferiorità numerica, ci ha provato con grande cuore e volontà, ma è riuscito solo a mettere paura ai montoriesi. Diverse le assenze da una parte e dall'altra, Impullitti è costretto a rinunciare per infortunio a Ruggeri, tarantella di Francesco ed Andreone, Di Luigi dall'altra parte a Di Silvestre e Marini fermi ai box, Bucciarelli, Marano e Pigliacelli fermati invece dal giudice sportivo. Difesa dunque da reinventare. Al primo affondo del match il Montorio passa e l'ottavo minuto il cross di Francia è perfetto. Valbonesi è colpevolmente solo, il colpo di testa non lascia scampo a Di Giammatteo. Fatica a riorganizzarsi il Mosciano e dal 23esimo, sempre sull'asse Francia-Valbonesi, il Montorio sfiora il raddoppio. Questa volta la conclusione termina alta. Al 27esimo, azione personale del giovane Orfanelli per il Mosciano, sbroglia la minaccia il bravo Di Carlo. Al 32esimo, Impullitti rivoluziona l'organico. Doppio cambio, vanno fuori Orfanelli e Bontà, in campo Lorenzo Marrancone e D'Ignazio. Al 44esimo si chiude poi il primo tempo con un colpo di testa sull'esterno della rete da parte di Pinto. Inizio di ripresa da dimenticare per i giallorossi di casa. Al quinto Villa spedisce fuori. Un minuto più tardi giunge il raddoppio del Montorio. Bella la sponda di Sacchetti sul secondo palo, da vero opportunista. Valbonesi non sbaglia e sigla la personale doppietta. Passano ancora 60 secondi, piove sul bagnato, ancor di più per il Mosciano. Marcellini infatti commette fallo su Cocco. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, è rosso diretto e locali in inferiorità numerica. Sulle ali dell'entusiasmo il Montorio sfiora il tris con Cosmi, conclusione alta da ottima posizione al nono. Con il passare dei minuti però il Mosciano, nonostante le difficoltà, ci crede comunque. Al minuto 14 fallo di mani di Di Carlo. I padroni di casa vorrebbero la seconda ammonizione del giovane giallonero, ma il fischietto salernitano non è dello stesso avviso. Sul calcio di punizione susseguente D'Ignazio sfiora il colpo grosso. L'attaccante del Mosciano trova la prima rete stagionale al 27esimo, bello il diagonale che non lascia scampo ad Arduini. La squadra del presidente Marcellini ci crede e mette sotto pressione il Montorio. Al 42esimo però le speranze dei giallorossi si infrangono su un errore fatale di Di Benedictis, che perde palla. Francia gliela soffia, vede Di Giammatteo fuori dai pali e lo fredda con un pallonetto calibratissimo, 1-3. Gara finita con qualche minuto d'anticipo. Tre punti d'oro per il Montorio, che festeggia insieme ai propri tifosi ed aspetta giovedì il Sulmona. Per il Mosciano giornata negativa, anche se la reazione della ripresa fa di certo ben sperare. Ora le interviste con i due allenatori, Tonino Impullitti per il Mosciano, Bruno Di Luigi per il Montorio. È difficile commentare una partita del genere, Stando al risultato c'è poco da dire, però se andiamo sui dettagli nella valutazione specifica, dico che è stata una partita con una percentuale altissima di sfida, fra virgolette. Abbiamo recuperato sul 2-0, sul 2-1 eravamo in 10, nonostante l'inferiorità numerica, la squadra ha combattuto, ha costruito, poi c'è stato l'errore che ci può stare nostro, ha chiuso la partita. Sì, è stata una partita molto difficile, perché comunque loro sono una squadra di categoria, una buonissima squadra con elementi di qualità. Noi sapevamo della difficoltà che trovavamo su questo campo, siamo andati in vantaggio il primo tempo. Una partita, diciamo, il primo tempo non è stata molto bella, però abbiamo trovato questo vantaggio, subito il secondo tempo la seconda rete.
e poi nonostante in 10 appunto il Mociano è tornato su, ci ha messo in difficoltà, noi siamo un attimino scesi di concentrazione. Niente, con il loro gol diciamo si è capovolta un attimino la situazione, anche se loro erano in 10. Poi c'è stato il terzo gol di Francia che ha chiuso definitivamente la gara. Europavimenti dei fratelli Valentini. Pavimentazioni dal 1971. Pavimenti industriali, pavimenti in resina e rampe in mille righe. Posatori ufficiali Ideal Work di Pavimenti Stampati e Sasso Italia. Europavimenti, via San Maccio Notaresco. Info e preventivi allo 085 89 58 788 o 335 70 83 177. Nel web www.euro-pavimenti.com. Dopo il mezzo passo falso con la Rosetana, l'Alba inizia bene il girone di ritorno, ritrovando in un colpo solo gioco, prestazione e risultato. Daniele Coccia firma un 2-0 senza discussioni ad un brutto guardia grele, pur giocando quasi un tempo in 10 uomini. Male invece la compagine granata, un evidente passo indietro rispetto ai pareggi con Francavilla e Sulmona. Duelli squalificati per parte, Scaramazza e Vincenzi tra gli adriatici, Ruscitti e Santo Anastasio tra gli ospiti. Si capisce già dai primi minuti qual è la squadra padrona del campo e al quinto è già chiamato agli straordinari su Ridolfi. Alba che protesta all'undicesimo per un presunto fallo di mani di Colasante. Scatena di Avezzano fa proseguire e i vibratiani continuano a macinare gioco e buone trave offensive. A metà tempo si erge protagonista Liguori che sfrutta il buon lavoro degli attaccanti Ridolfi e Rastelli per andare tre volte alla conclusione in maniera pericolosa ma non efficace. Palla sempre di poco fuori dal bersaglio grosso. Savini prima della mezz'ora cambia, fa esordire D'Alessio appena prelevato dal Miglianico al posto di Stenta. Al 32esimo si fa finalmente vedere la squadra granata con la punizione di Alessio Dragani, a lato, uno dei pochi lampi degli ospiti. Ma l'Alba non si ferma e reclama per la mancata concessione di un gol al 35esimo. Cross di Ridolfi, corregge Maurizi, la palla picchia contro la traversa interna e torna in campo, dentro o fuori? Interrogativo che lascia il tempo che trova perché dopo 3 minuti l'Alba passa con un'azione da manuale. Assist di Maurizi, velo di Rastelli per l'incursione di Daniele Coccia che buca la retroguardia ospite e fa 1-0. Prima del riposo potrebbe già raddoppiare l'Alba. De Bernardinis spreca 2 volte dalla corta distanza. Nella ripresa i piani albensi sembrano saltare per l'espulsione di Palmarini al 6esimo. Fallo da dietro e rosso per somme di ammonizioni. Ma l'Alba non risente affatto dell'inferiorità numerica e continua ad attaccare come se niente fosse. Del guardia grele nessuna traccia e al 21esimo inevitabile arriva il raddoppio. Corner di Liguori, difesa addormentata e ancora Coccia va a segno da vicino. Doppietta e terzo gol in campionato per il Jolly Albense. Già decisivo contro il Casa Nincontrada. Padroni di casa avvicina anche al Trissa altre 2 volte col neo entrato Spinozzi e con Ridolfi, ancora super rullo. Solo nel finale il guardiagrele prova a salvare la faccia in un paio di circostanze, ma il gol del 2-1 non arriva. In particolare nel secondo caso c'è il salvataggio di Giancaioni a porta vuota su Dragani. 3 punti strameritati per l'Alba, che resta quinta, mentre Savini non cerca scuse. È giocato malissimo, bruttissima prestazione da parte di tutti. Abbiamo fatto un grosso passo indietro rispetto alla prestazione precedente, quindi la sconfitta è d'obbligo. Che cosa è successo rispetto agli ultimi buoni pareggi, ad esempio con Sulmona e Francavilla? Abbiamo fatto bene fino adesso, siamo stati più aggressivi in partita. Oggi invece non ci siamo stati, non abbiamo preso una seconda palla, non hanno preso sempre loro, anche in 10 contro 11 non siamo riusciti a recuperare un pallone. Con la Rosetana venivamo dalla partita infrasettimanale, l'Alba Adriatica è una squadra che gioca molto sul ritmo, è normale fare 3 partite in una settimana, non è facile, abbiamo pagato quella situazione lì. Oggi invece la squadra si è espressa veramente bene, credo che sia addirittura una delle migliori partite che abbiamo fatto, abbiamo creato tantissimo, forse abbiamo raccolto pure poco per quello che abbiamo creato. Allora, intervistato Andrea Costantini, su questa partita credo che ci sia poco da aggiungere perché due tecnici, anzi Savini da una parte e Camagnoli dall'altra, sono stati onesti, cioè Savini sì. Ha detto ci arrendiamo della serie, non potevamo fare nulla. Evidentemente le assenze di Ruscitti e Santo Anastasio sono i due pilastri dei due reparti della difesa del centrocampo, si sono fatte sentire, anche perché il pareggio col Sulmona e il pareggio col Francavilla avevano ridato comunque ossigeno a guardia grele, avevano fatto vedere una squadra che aveva una ritrovata solidità. Oggi di questa solidità non si è visto niente, hanno giocato malissimo per tutta la partita, un tempo anche in superiorità numerica non sfruttato. Tra l'altro Ruscitti hanno fatto di tutto per tenerlo perché voleva andare
andare via, voleva andare a Miglianico, lo hanno tenuto e ora chiaramente si aspettano che... È un giocatore che può fare la differenza. Sì, ma lui quando è arrivato non era in condizioni. Ora che è in condizioni, paradossalmente voleva andare via. Lo tengono e da lui si aspettano comunque un salto di qualità. Ne hanno bisogno perché obiettivamente non è che ci siano grandissime risorse. Ha fatto bene, permettetemi di dire, anche D'Alessio, giocatore che invece dal Miglianico è arrivato, ha giocato un'oretta oggi e direi che può essere un innesto interessante per Savini. L'Alba, lo confermo, gioca davvero benissimo. Tu sei affascinato ogni volta che lo vediamo d'Alba. Sai cosa mi piace dell'Alba? Ad esempio, oggi non gioca Di Giorgio, gioca Liguori. Altre volte non gioca Liguori, gioca Di Giorgio, oppure gioca Spinozzi, oppure gioca Rastelli, oppure gioca Ridolfi. Cioè hanno tanti giocatori, ognuno con le sue caratteristiche, ma comunque piuttosto uniformi come valore. E chiunque la butto là, c'è il gioco forse. C'è, sì, è quello, voglio andare a finire proprio lì. C'è il gioco, c'è il manico, c'è l'allenatore e ci sono tanti giocatori che possono dare il loro contributo. Allora, prima di sentire il presidente Ortolano sul Montorio, perché insomma è la società gloriosa, voglio chiedere a Marco De Antonis. Prima abbiamo parlato dei primi posti. Dal quinto posto abbiamo Alba, Tollo, Vasto, Pineto, Cologna. Inseriamo anche il Capistrello? Per il quinto posto, l'ultimo posto disponibile per i playoff in pratica. Capistrello sta facendo molto bene anche con le grandi, perché già a Francavilla, tra l'altro mi sembra sempre con la stessa sequenza di reti, cioè anche a Francavilla vinceva 2-1 e fu recuperato sempre in pieno recupero. Sì, sì. Anche in questa occasione vinceva 2-1 con la Miderina in trasferta e si è fatta rimontare in pieno recupero. Quindi sono 4 punti persi pesanti, eventualmente chi ha i playoff. È una squadra che pareggia tanto e perde pochissimo. E Tollo, Vasto e Cologna? Devo aumentare il ritmo per rientrare nel giro. Cioè, se dovessi stilare una tua graduatoria per il quinto posto. Il quinto posto vedo comunque l'Alba Adriatica avanti, anche se il Tollo ha dei giocatori interessanti, soprattutto sul fronte offensivo, non solo, insomma, anche Gomis, è un giocatore richiesto anche da tante squadre, quindi, però l'Alba Adriatica, insomma, sono anch'io un grande estimatore del tecnico De Amicis, è un allenatore che sa far giocare molto bene le proprie squadre, sa dare una fisionomia, e io mi chiedo ancora cosa debba dare di più un allenatore per non fare il salto di categoria, sinceramente. Presidente Ortolano, la società più longeva è il Montorio, no? Sì. E quest'anno sta dando fastidio, possiamo dire, alle corazzate. È un po' anche un motivo di vanto per tutto il torneo, perché il Montorio ha rappresentato sempre un po' una gestione tradizionale, una gestione sana, senza colpi di testa. Certo, quest'anno è una grande occasione, l'abbiamo detto più volte. Ma Montorio, sì, esprime quello che ho detto prima, la realtà di una società dilettantistica nel vero senso della parola, che quindi ha con sé alcuni principi, sono quelli dell'identità, per esempio, con il paese, quindi tifo importante, società che viene, squadra che viene seguita, una dirigenza anche longeva nell'ambito di questo campionato, che ha fatto sempre, ha avuto sempre delle peculiarità, che prima di tutto il bilancio a posto, che non è poco per società seria in questo senso, e che ha cercato anche di iniziare un progetto importante anche a livello giovanile. E poi c'è un presidente che, per esempio, è capace di fare colpi anche tra i giovani, come io ricordo sempre Sansone, perché io credo che Sansone debba eterna gratitudine al presidente, sì, Marini, che purtroppo, diciamo, come Montorio non ha potuto realizzare niente fino adesso con questo calciatore. E quindi è un progetto valido. Quest'anno ha costruito una squadra che sicuramente costa meno delle altre, almeno delle big, di quelle, sì, che volevano fare un certo campionato, non di tutte, perché poi parliamo. E nella validità di un certo discorso, che significa anche passione, significa anche spogliatoio, significa anche identità da parte dei calciatori nella società e nel progetto della società, e sta facendo bene ed è sicuramente arriverà fino alla fine, perché adesso non scherziamo, noi siamo alla prima giornata di ritorno, sì, cioè, non è più una meteora, cioè, il Montorio merita il rispetto di tutti e darà fastidio a tutti, e io posso anche immaginare che lotterà fino alla fine, insomma. Tanto ci sarà ora il Sulmona, ma poi alla ripresa del campionato a Miternina Montorio in insomma anticipo. Ci giochiamo tutto in Montorio in due partitoni. La Miternina è un'altra società, è chiaro che sembra la Miternina è una società
storica del nostro campionato, che ha sempre fatto una grandissima attività di settore giovanile, ha vinto anche dei titoli. Quest'anno ha alcuni innesti importanti. È una bella lotta, insomma, al vertice. Un po' diversa. Allora, Ludovica, facciamo una cosa. Prima di leggere i tanti messaggi che sono arrivati, facciamo un bel treno di 3 servizi, circa 10 gol. Io volevo dire una cosa su... Ma perché sto De Amicis se lo dovete mandare per forza via? Se lo vogliamo tenere in eccellenza. No, sta facendo una cosa meravigliosa con una società serissima. Senti, il presidente tira l'acqua al suo mulino. Lui dice, no, ma lui dice gioca bene. Ma l'Alba Adriatica ha costruito questo progetto 5 anni fa, 6 anni fa. Però insomma, lui meriterebbe, magari, non so... Certo, ma se Serie D una seconda divisione. Se ha pazienza ci arriva con l'Alba Adriatica, insomma, poi questo, potrà andare. Questo può essere un auspicio che farà piacere. No, dico, è veramente un connubio perfetto, insomma, tra una serietà e soprattutto perché oggi c'ha 32 punti, perché ha fatto un progetto di ridimensionamento di certe spese e soprattutto di valorizzazione dei suoi giovani. E l'Alba Adriatica gioca con tanti giovani bravi in mezzo al campo. Davvero, senza riempirsi la bocca, ma ce l'ha davvero. Che sono anche, che derivano molti dal loro... dal loro settore, cioè che partono dal loro dal settore giovanile, da monito un po' per tutti, insomma. Ludovica, altri 10 gol tutti in rapida successione, vero? Sì, andiamo a vedere due gare ricchissime di gol. L'anticipo giocato ieri fra Casalincontrada e Vasto Marina, che finisce 1-5, segna Costantini per il Casalincontrada, poi per il Vasto Marina la doppietta di Galasso e le reti di Soria, Sputore e Lupo. Sul campo c'era Marco De Antonis con l'esterna 1 di Telemax. Al freddo di Casalincontrada, perché c'era molto freddo, è tornato ieri sera Paonazzo insieme al nostro Matteo Falzone, quasi ibernati. Poi e Francavilla Spallanciano finisce invece 4-0 con la doppietta di Lalli e le reti di Cozzolino e Francia, per noi Stefano Faieta e Galvano Coppa. E poi lo andiamo a vedere, l'unico 0-0 della giornata, quello fra San Salvo e Castel di Sangro. Il servizio è di Massimo Damario con le riprese di Danilo Cinquino. Bonville Sportswear, uomo donna, Viale Benedetto Croce 142, a Chieti Scalo. Bonville, vetrine di moda, a Chieti. Eurocolor, un grande showroom pieno di colori, ricco di promozioni, con spazi dedicati a illuminazione, pavimenti, complementi d'arredo, decorazione, tutto quello che serve per soddisfare piccoli clienti e grandi professionisti. A Lanciano, zona industriale, www.eurocolorlanciano.it. Eurocolor Decor Center, il tocco che decora il tuo spazio. Contro ogni pronostico, il Vasto Marina detronizza il Casalincontrada a domicilio nel primo anticipo televisivo del girone di ritorno, rifilandogli una roboante cinquina e tornando a brindare 3 punti dopo 4 turni di astinenza. L'assenza del goleador Antignani, autore della metà delle reti complessive del Casale, è pesantissima, ma non può essere un alibi. Lo rileva Bassi, supportato da Capitan Vespucci. Mister Vecchiotti invece cala il tridente, Soria Sputore Galasso. Primo tempo denso di emozioni. La partenza sorride rossoblù, appena 40 secondi e sul cross teso da destra di Montanaro nessun compagno di squadra si fa trovare pronto. Al 12° di Giovanni, il più attivo tra i suoi, si accentra e conclude in bello stile. La barba è attento. Da qui in avanti però sarà tutta un'altra musica. La prima chance biancorossa capita a Soria, che spreca in maniera clamorosa al quarto d'ora esatto, solo di fronte a Pompei. Cresce il Vasto, al 22° il lancio illuminante di Capitan Luongo imbecca nuovamente Soria, la sua progressione fa male a Carosella, ma l'esito non è pari alle attese. La scena si ripete un minuto dopo, quando la punta Vastese pesca i guanti di Pompei proprio sulla linea di porta. Sono i prodromi del gol ospite. Nel giro di 70 secondi gli ospiti approfittano di altrettante defaianza della difesa casalese per infliggere un pesante 1-2. Dal cross di Galasso infatti Sputore comodamente punisce il Casalincontrada per lo 0-1. Il vantaggio galvanizza il team vastese, palla al centro e arriva all'immediato raddoppio. L'ex Villa Galasso buca a destra l'incantata retroguardia di casa e piazza il diagonale dello 0-2. La reazione degli uomini di Zuccarini è in questo fendente firmato di Giovanni, che termina di poco al lato. Il tecnico teatino ricorre al primo cambio già al 34°. Il mediano calabrese rileva Bassi con Di Giovanni, ora centravanti. Proprio l'ex Chieti, autore di una pregevole iniziativa personale, salta a 2 avversari come Birilli e serve un assist d'oro per Vespucci. Il fantasista però spreca così. Al 43° la frittata è completa. Il traversone apparentemente innocuo di Luongo viene battezzato male dall'estremo di casa. Soria ringrazia per il più classico dei regali prenatalizi e firma il tris per la sua squadra, il 10° centro stagionale. All'intervallo è 0-3. Prova a cambiare la storia della ripresa di Cola su calcio piazzato, il vento è un alleato prezioso, il palo salva la barba.
Gli risponde Soria con una dirompente sgroppata di 40 metri fianco a fianco con Marini. Il suo spunto viene disinnescato da Pompei. Il match si chiude definitivamente al minuto 55 da un altro assist di un eccellente Luongo, Galasso, Griffalo 04, la sua doppietta di giornata. Di Giorgio prova almeno a salvare l'onore, ruba palla da vantaggiato e fa partire un bel tiro che termina la sua corsa vicinissimo al secondo palo. Sul fronte opposto Sputore ha sempre la possibilità di far male, Pompei in questo caso è puntuale sulla ribattuta. Al 69esimo arriva la rete della bandiera rosso-blu, a confezionarla ci pensa la coppia centrale difensiva, prima la traversa di Marini, quindi il timbro di Costantini. Le ripartenze vastesi però sono devastanti nelle praterie loro riservate. Un giro di lancette ed il contropiede avviato da Sputore favorisce Avvantaggiato che non finalizza. Lupo sul secondo palo sigla indisturbato l'1-5. In un crescendo di occasioni la mezza girata di Sputore meriterebbe miglior sorte. I biancorossi maramaldeggiano, all'82esimo ripartono in 5 contro 2. Soria ragiona con l'egoismo tipico dell'attaccante e li ignora. Il suo esterno non trova il sesto sigillo. L'ultima chance è offerta da Dicola Di Giovanni, ma la mira è imprecisa. Il Vasto Marina, nonostante le 5 cessioni dicembrine, può far festa. Cala un impensabile pokerissimo e torna a pizzicare la zona playoff. Per il Casale, invece, 5 punti raccolti in 8 gare costituiscono più di un campanello d'allarme e giovedì sarà di nuovo campionato. Non sempre comprare porta bene, voglio dire, l'importante è lavorare. C'è un gruppo già da 2-3 anni, 5-6, che giocano insieme, sono dei ragazzi bravi, validi, gente con uno spessore umano importante che non finirò mai di ringraziare, quindi credo che si possa far bene anche con i giocatori che abbiamo. Non si possono commettere così tanti errori in 5 minuti, abbiamo subito 2 gol, anzi forse in 2 minuti, ci hanno tagliato le gambe e abbiamo continuato a commettere questi errori diciamo individuali, proprio se ben ricordo 4 appoggi dietro che ci hanno costato 4 gol. Niente, archiviamo, facciamo finta che oggi non abbiamo giocato, andiamo avanti e ci rifaremo subito la settimana prossima, o perlomeno abbiamo la possibilità di rifarci fra qualche giorno. Come with me. Eurocolor, un grande showroom pieno di colori, ricco di promozioni, con spazi dedicati a illuminazione, pavimenti, complementi d'arredo, decorazione, tutto quello che serve per soddisfare piccoli clienti e grandi professionisti. A Lanciano, zona industriale, www.eurocolorlanciano.it. Eurocolor Decor Center, il tocco che decora il tuo spazio. Europavimenti dei fratelli Valentini. Pavimentazioni dal 1971. Pavimenti industriali, pavimenti in resina e rampe in mille righe. Posatori ufficiali Ideal Work di pavimenti stampati e Sasso Italia. Europavimenti, via San Maccio Notaresco. Info e preventivi allo 085 89 58 788 o 335 70 83 177. Nel web www.euro-pavimenti.com. Per il Villa di Meco Monaco si tratta dell'occasione giusta per spezzare il digiuno dopo 3 segni X consecutivi. Contro la SPAL Lanciano, peggior difesa del torneo, i giallorossi si presentano con un 11 inedito, una sorta di 4-2-4 a forte trazione anteriore, che in 5 minuti indirizza subito la gara nel verso giusto. Pronti via e il Villa passa, cross dalla destra di Lalli e Cozzolino, tutto solo deposita in fondo al sacco. Passano pochi secondi e i padroni di casa raddoppiano, azione fotocopia. Assist di Bordoni e Lalli al suo posto non può sbagliare, siglando così il 14esimo centro stagionale. 2-0 e gara in salita per la SPAL, che palesa così i suoi problemi nel reparto arretrato, incassando il 50esimo gol stagionale. Il bomber di casa sarà invece costretto a giocare la partita con una vistosa fasciatura sull'occhio destro dopo uno scontro di gioco. La SPAL con 6 under in campo non punge e al 40esimo si rivede il Villa con un tiro di Bordoni che scivola sul fondo. Per i padroni di casa la gara assume la fisionomia di un vero allenamento e così si va negli spogliatoi con un confortante 2-0. La ripresa si apre con la punizione di Francia al sesto che esce di un soffio. Niente da segnalare fino al 24esimo quando il tiro di Lalli in diagonale non inquadra lo specchio della porta. Al 28esimo Cozzolino centra in pieno l'incrocio dei pali. Il Villa resta in attacco e sigla la terza rete grazie al solito Lalli, sempre in agguato e pronto a colpire. Al 36esimo il signor Alessi di Teramo assegna il penalty per il fallo di Di Florio su Bordoni. Dal dischetto Francia che non sbaglia e fissa il risultato sul 4-0.
Il Villa naturalmente gioca sul velluto e Francia delizia l'infredolito pubblico del Valle Anzuca con un'azione personale che poi si conclude con l'erroraccio sotto porta del neo entrato Tano. E al 42esimo ci prova Ferri, ma da Mario almeno stavolta riesce a chiudere la porta. Ai nostri microfoni un soddisfatto mister Meco Monaco e il collega Di Pasquale, che non fa drammi e anzi spiega qual è il reale obiettivo della società frentana. Questa partita era importante vincere, stiamo provando qualcosa di nuovo, aspettando i calciatori che stanno un pochettino indietro di condizione. Oggi sono andato un pochettino meglio, abbiamo fatto secondo me una buona partita, soprattutto il primo quarto d'ora, poi abbiamo fatto subito due gol, ci siamo un attimino rilassati e non bisogna mai rialzarsi. Sai, queste partite poi se vinci non hai fatto niente, se perdi magari hai tutto da perdere. I nostri obiettivi sono altri, quindi non è che un risultato o un gol in più o in meno ci cambia qualcosa. Perché l'obiettivo della società non è quello di salvare necessariamente la categoria, ma di far vedere i ragazzi in giro, perché i 94, i 95... che non sono andati nei campionati nazionali, quindi nella Beretti della Virtus e negli allievi nazionali della Virtus, stanno qui, quindi stiamo usando questo campionato per farli giocare e metterli in mostra. Poi se dovesse essere promozione l'anno prossimo non è un problema, cioè noi non siamo una squadra che rappresenta una città, ma noi dobbiamo rappresentare il nostro settore giovanile. Tempo passa, qualità e tradizione restano. Nori Serramenti, affrettati, non perdere questa occasione. Hai tempo fino al 31 dicembre 2011 per sostituire le tue vecchie finestre e beneficiare ancora per questo ultimo anno della detrazione fiscale del 55%. Nori Serramenti ti garantisce inoltre un piano di pagamento personalizzato e gestione gratuita della pratica di contributo. Dai valore alla tua casa. Scegli Nori Serramenti, strada statale 80, piano Daccio, Teramo. Presso l'uscita a 14 a Pescara Nord, Torelli Fashion. Torelli Fashion vuol dire moda, con Siviglia, Putre, La Martina, Fred Perry, San 68, Aeronautica Militare e tanti altri. Vieni a ritirare la tua card gratuita, avrai vantaggi esclusivi. Torelli Fashion, uscita autostradale a 14 Pescara Nord. Da Torelli Fashion siamo sempre aperti, anche la domenica. Info 085 95 94 37. Finisce a reti bianche al Davide Bucci tra i padroni di casa del San Salvo ed il Castel di Sangro. Ma lo 0-0 non inganni, l'incontro è stato divertente, agonisticamente valido e con diverse occasioni da rete da una parte e dall'altra. Ma alla fine un solo punto per entrambe le compagini, che serve comunque a muovere la classifica. Alberico e Marinelli sono i terminali offensivi di Marcello, con l'ultimo arrivato Marroncelli in mediana e Capitan Farina a dirigere il pacchetto arretrato nel classico 4-4-2. Una sola punta invece italiano per Selvaggio, supportato alle spalle da Tabarini e Pasquarelli, e con Diallo, che torna così a vestire la maglia giallorossa, libero di svariare a piacimento su tutto il fronte offensivo. Il Castello inizia meglio e dopo appena 120 secondi è Tabarini ad avere una buona opportunità, ma il suo destro è fuori misura. Appena due giri di lancette ed a provarci è Diallo, ma la sua deviazione aerea è smanacciata in angolo da un attento Manes. Undicesimo, azione in velocità dei giallorossi, da Loisio Valcross, la difesa di casa si salva come può su Diallo italiano e la sfera termina sui piedi di Tabarini, il quale però getta alle ortiche il pallone del vantaggio. A metà tempo è ancora pericoloso il Castello con la bordata da fuori di italiano. Stavolta Manes ricorre i pugni e respinge la sfera. 32esimo, si vede in avanti per la prima volta il San Salvo e reclama a gran voce la massima punizione per questo intervento di Campanella su Alberico in piena area. Miccoli di Lanciano invece ravvisa un fallo dell'attaccante e assegna una punizione al Castello tra le proteste dei biancazzurri. Il finale di tempo è tutto di marca sansalvese. 44esimo, gran palla di Di Pietro per Di Pasquale, il quale però strozza troppo il destro e la sfera si perde a lato. 45esimo, torre di Alberico per Marinelli, che non arriva al tap-in vincente per questione di centimetri. Marinelli apre la seconda frazione con il suo destro sul palo lontano, con la sfera che esce di poco, mentre sull'altro fronte ci vuole uno strepitoso intervento di Manes, che va a togliere la sfera dal 7 sul piazzato del positivo italiano, il quale ci riprova al quarto d'ora, approfitta di un rimpallo e non ci pensa due volte, cercando di sorprendere l'estremo sansalvese. La sfera si spegne a lato non di molto. Il numero uno di casa dimostra di essere in giornata e da metà tempo salva ancora la sua porta sull'incornata sotto misura di Campanella.
I biancazzurri si rivedono in avanti al 28esimo con Alberico, il quale va vicino alla marcatura, protegge bene il pallone e incrocia sul palo lontano, sfera fuori di un soffio. L'11 di casa ci riprova la mezz'ora con la sua deviazione volante, ma la sfera termina alta. La palla dei tre punti capita sui piedi di Marinelli al 36esimo. L'assist involontario di Di Bartolomeo mette la punta biancazzurra solo davanti al Leone, il quale con un'uscita alla disperata riesce ad annullare la battuta ravvicinata di Marinelli per la disperazione dei sostenitori di casa. Non accadrà più nulla fino al termine ed il triplice fischio di Miccoli e di Lanciano sancisce un giusto pareggio, come ritenuto da entrambi i tecnici, Selvaggio e Marcello, nelle interviste di rito. È stata una partita molto avvincente dove primo tempo abbiamo giocato una grande partita, secondo tempo loro sono usciti leggermente fuori, noi abbiamo tenuto bene il campo avendo avuto altre occasioni buone. Peccato la palla oggi non è entrata. Purtroppo noi abbiamo sciupato un'occasione ghiotta per aggiungere qualche punto in classifica, però va anche dato atto all'avversario che è venuto qua a fare la sua partita, anzi queste partite poi se non riesci a vincerle come è capitato a noi rischi poi di perderle. Allora, entriamo in studio, abbiamo tantissimi sms, ovviamente noi abbiamo inserito nella lotta per il primo posto il Francavilla, ne abbiamo parlato copiosamente, l'ha detto anche Marco De Antonis, come una delle squadre che possono ambire alla vittoria finale. Complimenti anche al Vasto Marina che, come dicevamo prima, si sta inserendo di prepotenza nella lotta al quinto posto. Abbiamo tanti sms da leggere e poi abbiamo la tu per tu con il presidente Ortolano, e quindi seguiteci perché andremo a Sant'Omero, ma soprattutto a Scoppido, perché ci dicono dalla regia che c'è un altro gol di mano. Insomma, oggi è una giornata ancora dei gol di mano. Plateale, pare. Ancora più plateale, speriamo che non ci sia stata una situazione tipo quella di Manno. SMS, andiamone a leggere insieme. Per Tiberi Ivano, dirigente della Valle del Gran Sasso, tu che sei di Colledare, non di Perugia, ma ti sembra normale in un solo anno riportare la squadra in, credo, categorie minori, immagino. Prima qui, sarebbe. In prima categoria. Andiamo avanti. Qui si parla, ovviamente si parla di promozione generale. Clamorosa tossicia, oggi hanno mandato un fantino al posto dell'arbitro, il signor Rodomonti, forse si credeva che c'era, vabbè, l'inaugurazione dell'ippodromo. Insomma, questi non sono messaggi, noi li leggiamo, però lascio il tempo che trovo. Presidente Ortolano, non le sembra scandaloso giocare un campionato di eccellenza sul campo di Tollo, per non parlare poi del campionato Juniores Elite alle ore 15 del lunedì? Sinteticamente, presidente, campo di Tollo che crea qualche problemino? Sì, crea qualche problema, purtroppo da parte della società dello Sporting Tollo c'è stata questa scelta, nel senso anche di un cambiamento di denominazione, e quindi dobbiamo giocare su questa, considerando che a Chieti non c'erano più campi, insomma. Questo insomma è quello che è possibile. Nell'ambito, però a questo punto dobbiamo parlare, cioè una volta i campionati di eccellenza avevano 4-5 campi, quindi accontentiamoci quest'anno e speriamo che l'anno prossimo possa migliorare. Il comune di Tollo faccia questo campo in sintetico oppure si scelga un altro campo. Altri sms, andiamo a leggere. No, l'altra cosa che della Juniors d'Elite che si gioca alle 15. Guarda, io ho imposto il lunedì proprio perché c'erano dei problemi per quanto riguarda questi ragazzi nella giornata del sabato. È solo il campionato di Riz si gioca di lunedì. Tra parentesi, abbiamo scritto sul comunicato, anche quando abbiamo istituito questo campionato, che l'orario preferibile sarebbe quello di 17:30 anche per i ragazzi che devono andare a scuola. Purtroppo qualche impianto non ha l'illuminazione omologata e quindi siamo costretti a giocare alle 15. Perfetto, abbiamo spiegato. Allora, c'era un messaggio credo per Valbonesi. Grande Abel Valbo, portaci in D, forza Montoro, e qui c'è l'eco di un grande giocatore, no? Con quella VB, questo equivoco. Super Montoro non ci ferma più nessuno, cresce dunque l'entusiasmo, giustamente a Montorio. Questa trasmissione senza mister Valbruni è come una bella donna senza seno, bella ma incompleta. Prendiamo atto che è un appassionato, è vero. Insomma, non so se più della bella donna o di Valbruni, non lo so, però insomma, vabbè, andiamo avanti. Come fa a crederci il Montorio che deve lottare con la Miternina, ma soprattutto con il comitato che spinge Scoppito? No, spero di no, presidente, questo non esiste. Lasciamo lì, andiamo avanti. No, ma sono cose talmente provocazioni, insomma. No, assurde che Montorio, stiamo arrivando, con me in porta non ci ferma nessuno, forza Sulmona, giovedì giocheremo ancora in casa, è iniziato il big match di giovedì. E ancora ne abbiamo altri di messaggi. Con un Super Francia si può sognare, e quindi si sogna, è giusto che sia così. Forza Sporting Tullum, poi ne abbiamo ancora altri di sms che arrivano. Forza Montorio contro tutto e tutti, c'è questa idea della persecuzione, ma in realtà nessuno ce l'ha col Montorio, siamo sicuri.
con la sapiente gestione, attenzione, con la sapiente gestione di Pomante, non l'ho mandato io, nel rispetto di una serenità di base e successo della trasmissione, del quale ammiro la competenza dell'opinionista Valbruni, rende l'Abruzzo del pallone molto gradevole da vedersi. È come agganciarsi alle partite, il tutto avviene con grande capacità. Vabbè, sì, io lo ringrazio il telespettatore che Pomante ha saputo dare assieme all'affascinante Giammarino la sua trasmissione. Un giornalista sempre riflessivo nella valutazione del risultato. Complimenti al direttore di TV6 per la scelta. Io lo ringrazio il telespettatore, non so se è mia madre o mio padre che hanno scritto da casa, spero di no. Ah. Eccolo qui per la vostra Pomante, Valbruni, Giammarino, sono veramente bravi, un giornalista che segue la vostra trasmissione rinunciando alle dirette televisive della Serie A. Allora, visto che è un collega, lo ringraziamo. Grazie. E ci fa veramente piacere, lo ringrazio di cuore anch'io, penso anche a nome di Ludovica e di mister Valbruni, sì, che grazie, è in panchina. Il vero segreto di questo montorio è il presidente, il grande presidente Antonio Marini, lo diceva prima il presidente Ortolano. Andiamo avanti. Ottimo Tossicì, abbatte per 1-0 il Colonia, spiaggia in gol al 44esimo del secondo tempo con il giovane bomber Stefano De Iulis. Nel primo tempo, al 30esimo, l'arbitro assegnava un rigore dopo consultazione con segnalinea, ma dopo proteste avversari ci ripensava e annullava tutto. Succede anche questo. Buon Natale a tutti, in special modo al presidente Ortolano, il solito tifoso che ci segue. Noi lo salutiamo e gli facciamo il buon Natale anche a lui. Il Sulmona ha fatto un solo acquisto, il capitano di sempre, grazie Luca Silvestrone a Montorio per vincere. Anche a Sulmona ci credono e anche a Sulmona è giusto che sia così. Con l'angelo biondo Ito Cocco voleremo in Serie D. Insomma, è una bella sfida, ci piace che insomma si accende sempre di più. Ma è bello che ci seguono da Sulmona. Da Sulmona, noi li salutiamo davvero di cuore. Non si trovano più aggettivi per commentare le prestazioni dei nostri splendidi ragazzi. Quella di Mosciano è stata una vittoria fondamentale, assolutamente meritata, impreziosita poi da una perla di rara bellezza, vero, di Andrea Francia. Complimenti a tutti e sempre forza Montorio, il sogno continua, la dottoressa, che abbiamo scoperto che non è una donna, ma è un tifoso storico del Montorio, che lo salutiamo ovviamente. Andiamo avanti. Caro Presidente, ma quest'anno non la fai la riunione sul fair play? Inviti pure Presidente, Direttore e Centravanti del Tollo? Mi sa che quest'anno te la fai da solo, scrive questo. Il Presidente è stato anche abbastanza duro con Manno, credo, in maniera abbastanza evidente, lo ha condannato. Non ci sono più parole per il Montorio, direi che fa paura e troppo poco, bisogna dire che fa terrore. Sempre e comunque forza vecchio cuore giallo-nero. Il discorso di prima della grande unione tra le varie componenti, tifosi, squadra, Presidente e dirigenza e tutto il resto. Ancora... altri sms, nella sfida di Mosciano Montorio, oggi si è messo in evidenza il forte difensore Di Benedictis, praticamente non pervenuto, scrive il telespettatore. Ancora, ne abbiamo tantissimi, davvero. Rivolgiamo mister Valbruni in trasmissione, purtroppo Valbruni è in panchina. Prima deve salvare l'Atri, oggi purtroppo ha perso, gli facciamo in bocca al lupo, però non è giusto tenerlo in studio se adesso è tesserato, insomma. Un augurio di pronta guarigione al calciatore di Panfilo del Colonia per l'incidente capitato oggi a Tossicia, Nando Timoteo. Ci associamo naturalmente a questo in bocca al lupo e agli auguri. E salutiamo Nando Timoteo, direttore sportivo del Tossicia. Vorrei farvi notare che Francia oggi ha fatto un gol pazzesco. Gli vogliamo fare i complimenti a questo ragazzo e infatti tra poco vedremo anche, tra i gol più belli, è stato scelto anche quello di Francia. Quindi tra poco ci complimenteremo con lui e vedremo se sarà il più bello della giornata. Abbiamo terminato? Sì. Allora Ludovica, altri no. Attenzione, adesso abbiamo la tu per tu. Mi stavo lanciando, ormai preso dall'euforia. Ovviamente il tempo non è tanto, le domande saranno brevi, le risposte altrettanto sintetiche, però una tu per tu, io per voi a libro aperto, Ludovica Giammarino e il presidente Ortolano. Presidente Ortolano, lei è stato per oltre 20 anni presidente della Renato Curi, vincendo in categorie diverse ben 11 titoli di campioni d'Italia e formando anche campioni come Grosso e Oddo. Ecco, che ricordi ha di quei formidabili anni? Anni stupendi. È vero che sono stati forse gli anni più intensi della mia vita, anche sul piano professionale. E ho dedicato tantissime ore e emozioni, passioni, competenza a questa società, a questa squadra, e purtroppo anche trascurando un po' quelle che erano gli aspetti di genitore, insomma, perché poi gli impegni erano tutti e due particolari, la parte medico, l'anestesista, quindi lì penso che sia una delle professioni in cui bisogna comunque essere professionali, attenti, insomma.
Ecco, è vero invece... che è stata proprio la sua professione a portarla sui campi di calcio, che ha iniziato proprio come medico sportivo? No, diciamo che sono stato il medico sportivo della mia squadra. No, il discorso è che nasce da un'idea della mia famiglia, insomma, addirittura di mio fratello Luigi, che aveva formato questa squadra, parliamo degli anni 60, insomma, all'interno di una parrocchia. Quindi noi nasciamo come Marconi proprio. Quindi abbiamo iniziato la terza categoria, poi durante gli anni 70 abbiamo iniziato a fare un settore giovanile importante. Io sono tornato dall'università e sono diventato presidente di... perché prima c'era zio Tullio, il mitico zio Tullio. Insomma, da lì siamo partiti e dico, unendo soprattutto quello che dico sempre ai dirigenti, perché forse questa è una qualità che manca purtroppo oggi, e la passione, cioè la passione e soprattutto la capacità di capire che nello sport tu puoi fare molto, puoi dare molto e puoi far crescere dei giovani, e non tanto quelli che arrivano e sono arrivati in Serie A, non sono soltanto quei due, Serie A, Serie B e Serie C sono ancora disseminati di tanti ragazzi che sono usciti dal nostro settore giovanile. Quindi puoi cercare di formare questi ragazzi, di vivere con le famiglie questa attività, che non è soltanto l'attività del calcio, insomma. Ci vuole però, ecco, come ho detto prima, bisogna poi trascurare qualcosa di importante, quindi non è soltanto un hobby, insomma, soprattutto quando ci interessiamo di settori giovanili. Ecco, dal 2002 invece è presidente della FIGC Abruzzo. E quali sono state le realizzazioni più importanti di questi 9 anni? Diciamo, le punte di diamante della gestione Ortolano? Ma come obiettivo e come progetto è stato quello di avvicinare il comitato alle periferie, al territorio, di andare sul territorio, di parlare con i presidenti di società, di cercare di diffondere un po' e quei messaggi e quei valori che il calcio dilettantistico deve continuare a diffondere, il fatto di unire e soprattutto l'identità del territorio della società, della squadra, perché la Lega Nazionale Dilettanti e diciamo il calcio dilettantistico è proprio espressione di questo in tutta Italia, insomma. Sono 14.000 e società, e credo che ognuno sia di un piccolo paese, di una piccola frazione, ed è l'unico sport che identifica proprio, senza sponsor e senza altro, almeno per il 90%, il paese, la città, la frazione con la società. Poi le altre realizzazioni sono, come abbiamo visto prima, da quel tifoso, il fair play, le altre manifestazioni, valori, insomma, i valori, soprattutto i valori, e tante piccole realizzazioni, ultimamente corsi per dirigenti, di cui si sente una grandissima necessità. L'abbiamo fatto anche bene, almeno con due edizioni, siamo legati anche all'Università di Teramo, quindi abbiamo approfittato anche di altre professionalità in un connubio forte, insomma. Sono tanti, ogni anno mettiamo in campo qualcosa di nuovo, ma soprattutto, come ho detto prima, cerchiamo di essere vicino alle nostre società e cerchiamo anche di far vivere di meno alcune tensioni che purtroppo ci sono, perché oggi è una trasmissione particolare perché ci sono stati certi episodi, ma il calcio non potrà mai fare a meno di queste cose, perché non credo che ci sarà l'avvento della moviola. L'importante, ecco, un'altra cosa che abbiamo fatto è quello di far sparire completamente il sospetto, è quello che ho visto su questo messaggio prima, Miternina, Scoppi. Il nostro comitato è talmente lontano da queste situazioni che mi sembra che questa sia stata un'altra caratteristica, insomma, di tutto il comitato. Sicuramente. Distanza siderale da quelli che possono essere i contatti con i dirigenti, con le società, per quanto riguarda il rispetto delle regole. Per quanto invece le altre cose, noi siamo a completa disposizione. È stata forse questa una delle caratteristiche del nostro comitato, interamente, non solo del presidente Ortolano, ma di tutti i consiglieri. Suo figlio Giacomo è stato arbitro di calcio fino a 4 anni fa e ha recentemente rilevato una quota della Pescara Calcio. Vuole seguire le orme paterne? Ma non credo, assolutamente no, sono due discorsi diversi. Giacomo fa un suo,
fa l'imprenditore, quindi ha sempre avuto questa passione, come tu hai ricordato, 4 anni fa calcava, forse di più mi sembra, 5 anni fa insomma, calcava i campi della, come arbitro, ricordo i suoi sacrifici, tornava da Milano per venire a arbitrare qui in Eccellenza, poi ha fatto l'interregionale anche quando lavorava, è un lavoro importante. Niente, da alcuni anni ha scelto questa sua strada di fare imprenditore, come ha scelto adesso di far parte di una città professionistica, cercando di portare dentro le sue competenze e credo anche un po' di storia, insomma. Però io l'unica cosa che continuo a dire a lui è che il calcio, quindi lo sport, deve avere certe regole, deve tornare ad avere anche l'etica all'interno delle dirigenze, quindi mi auguro che segua questa strada. Nel calcio professionistico è un po' più difficile. E invece sua figlia Irene le ha regalato 2 splendide nipotine, Martina e Lucia, che fra l'altro le somigliano anche parecchio. Che nonno è Daniele Ortolano? Allora chi è che dice che no, la parola nonno? Io sono, niente, sono un'altra cosa, potrei dire un termine, mi dispiace purtroppo di non andare su perché mia figlia è a Bologna, l'unica cosa bella che fa per noi è che ogni tanto torna e soprattutto nei mesi estivi ce le porta tutte e due, quindi sono così, è una cosa straordinaria. Una cosa straordinaria, chi è che pensa che passa il tempo, che si diventa nonno, ci si rimbecillisce completamente, però è una cosa, guarda, è una cosa diversa anche dall'aspetto dell'amore filiale, insomma, quella è una cosa, perché lì hai delle preoccupazioni, qui ce n'hai anche, però qualcosa di diverso, quello che si instaura tra il nonno e le nipoti, e i nipoti in genere. Per concludere, quale messaggio vuole lasciare agli operatori del mondo del calcio dilettantistico abruzzese e a tutti i tifosi abruzzesi? Ma guarda, adesso è poi una trasmissione particolare, quindi lo farò adesso, insomma, gli auguri di un buon Natale e soprattutto di un anno sereno per tutte le famiglie dei nostri dirigenti, dei nostri atleti, dei nostri allenatori, degli arbitri. Io il messaggio che devo lanciare per il calcio direttamente è che vivremo sicuramente una stagione difficilissima, perché legata anche alla crisi, è una crisi, quindi credo di lanciare questo messaggio a tutte le componenti, ai dirigenti di non mollare, di credere in questo calcio ancora, di credere e di portare avanti con la loro passione, con i loro sacrifici questi progetti che fanno sì che continuiamo a formare, a educare tanti e tanti atleti e facciamo vivere comunque delle emozioni anche ai tifosi, alle città che si rappresentano e si coniugano con le nostre società, ai calciatori, agli allenatori e a tutta la famiglia di questo calcio dilettantistico, di capire che è un momento difficile, che bisogna fare tutti quanti dei sacrifici enormi, questa fase passerà e noi dovremo fare in modo che questo calcio, come ho detto in tante riunioni, continui ad esprimere queste potenzialità che sono la capacità dei nostri dirigenti di mandare avanti da tantissimi anni questi progetti con una finalità che è quella di una finalità sociale, un'attività sociale importantissima. Purtroppo i nostri politici, anche per i problemi che abbiamo, l'hanno dimenticata. E purtroppo dimenticano anche quello che fanno le nostre società per l'attività giovanile, di credere con i nostri dirigenti ai progetti di attività giovanile, perché sono sicuramente l'unico strumento per continuare a fare quella grandissima opera nell'ambito dell'attività sociale, ma anche per avere poi gli strumenti per continuare a vivere questo calcio, insomma, senza costi di gestione eccezionali. Quindi questi sono i messaggi, soprattutto per una stagione, per un anno in futuro nel quale vivremo dei grandissimi momenti di difficoltà. Io mi auguro che a luglio prossimo avrò, come quest'anno, il conforto di aver avuto tutte le società iscritte nei nostri campionati. Abbiamo perso 10-15 società, è una cosa quasi normale, insomma, nell'ambito di questa grandissima, e quindi che tutti possano riprendere con difficoltà, con sacrificio, questa attività.
Io la ringrazio, Presidente, per la sua squisita disponibilità. Un caloroso in bocca al lupo a lei e a tutto il suo staff e i più cordiali auguri per le imminenti feste natalizie. Grazie, grazie a tutto lo staff di TV6, forse ce le faremo dopo i complimenti, cioè gli auguri e complimenti, perché in questa trasmissione, devo dirlo, insomma, rimane il cardine del nostro, della nostra attività. Io so che è seguitissima, però devo dire che esprime grandissime professionalità, insomma, quindi grazie. Veramente grazie, un grazie lo devo dire a Walter Cori, perché quest'estate ha voluto riavviare fortemente questo discorso con il comitato regionale, con questa trasmissione. Mi auguro che anche per TV6, per il presidente Campitelli, insomma, ci siano anche delle altre soddisfazioni oltre a quelle, che è una trasmissione seguitissima. Grazie. Allora, l'appuntamento, l'ultimo appuntamento del 2011 di Ho per voi un libro aperto è per giovedì prossimo. Eccoci qui, allora andiamo a vedere gli ultimi due servizi, anzi tre perché c'è anche la promozione. Ci chiedono da Sulmona il servizio sul Sulmona, Miternina Capistrello 2-2, Eliseo Vallogno e Sara Dicenzo, Sulmona Martinsicuro 3-0, Giulio Misticone e Fabio Bucciarelli, e poi Virtus Cupello Lauretum 0-2, Antonio Calabrese. Attenzione al servizio della Miternina perché c'è un altro gol di mani abbastanza eclatante. Come with me. Europavimenti dei fratelli Valentini. Pavimentazioni dal 1971. Pavimenti industriali, pavimenti in resina e rampe in mille righe. Posatori ufficiali Ideal Work di Pavimenti Stampati e Sasso Italia. Europavimenti, via San Maccio Notaresco. Info e preventivi allo 085 89 58 788 o 335 70 83 177. Nel web www.euro-pavimenti.com. Partita rocambolesca, scoppito con la Miternina che ha rischiato seriamente di subire la prima sconfitta casalinga stagionale, salvandosi soltanto al 94esimo minuto con il contestatissimo gol di Molinari. Negativa la direzione arbitrale di Calabrese di Avezzano, che non ha concesso due rigori a Parzinetti alla Miternina e ha convalidato il 2-2 di Molinari, che ha infilato in rete con una mano. La Miternina parte subito in avanti alla ricerca della sesta vittoria consecutiva, ma sulla punizione dell'italo argentino Molinari respinta da Bassi, nessun giallorosso è pronto a ribadire in rete. Ma è un fuoco di paglia, perché sono i Granata di Giordani a giocare meglio nella prima frazione. Al 16esimo Villa, migliore in campo, impegna Ambrosi che respinge. Il Capistrello è compatto, perfetto in fase difensiva in cui tutti danno una mano, e pungente in fase di attacco con Federico Lusi e Franchi, che supportano bene Ranieri. Al 38esimo Granata in vantaggio con Zarini, che sfrutta di testa il perfetto assist di Cannatelli. Passa un minuto e sempre Walter Cannatelli disegna un ottimo traversone per Franchi, che di testa colpisce la parte bassa della traversa. Al 44esimo arriva il pari dei padroni di casa con Gizzi, che nello spazio serve Molinari, bravo a liberarsi di un avversario e a far partire un gran destro in diagonale che si infila sul 7. Sul finire della prima frazione la capolista ha la possibilità di ribaltare il risultato con Pier Leoni, che di testa devia un calcio d'angolo di Bovino lambendo il palo. La ripresa si apre con 20 minuti di forcing dei padroni di casa. Al secondo Molinari, pericoloso dal limite con il pallone che sfiora la traversa. Al terzo show di Pier Leoni, che salta quattro avversari e si presenta da solo davanti a Bassi, che rimane in piedi fino all'ultimo e respinge. Al nono minuto primo rigore reclamato dai giallorossi, con Gizzi che va a terra a contatto con un difensore avversario. Per l'arbitro è tutto regolare. Al 17esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla arriva a Gizzi, che al volo di piatto calcia alto da buona posizione. 3 minuti e il Capistrello ci prova con un cross di Villa, su cui Franchi arriva con un istante di ritardo. Al 25esimo pari anche il numero delle traverse colpite, con Moauro che di testa intercetta bene un cross di Bovino colpendo in pieno il legno orizzontale. Al 34esimo arriva inaspettato il nuovo vantaggio ospite con la magistrale punizione di Graziano Villa, deviata in barriera da Molinari con la sfera che si infila sotto al 7. Al 41esimo Molinari ancora pericoloso su punizione, ma la palla sfiora l'incrocio. Al
al 45esimo, evidente spinta di un difensore granata su Pierleoni, ma l'arbitro fa proseguire tra le proteste degli scoppitani. Al quarto dei sei minuti di recupero arriva il 2-2 definitivo di Molinari, che imita un suo più famoso connazionale del passato, infilando con una mano. La Miternina evita così la prima sconfitta tra le mura amiche, rimane in testa alla classifica, ma sente il fiato sul collo del Montorio vittorioso a Mosciano. Il Capistrello, dal canto suo, torna a casa con la consapevolezza di aver messo in campo una grandissima prestazione. Mister, avete sfiato l'impresa qui a Scoppito, peccato che l'impresa è sfumata all'ultimo minuto di recupero. Molto rammarico vedo nel suo volto. Ma sì, nelle ultime partite abbiamo affrontato Francavilla, Sulmona e oggi a Miternina. Con la Miternina al 94esimo abbiamo preso il 2-2, a Francavilla al 94esimo abbiamo preso il 92, a Sulmona 1-1, ci siamo giocati la partita, un rigore stranetto non dato, azione dopo ci fanno il 2-1. È un momento che non siamo fortunati. Mister, una Miternina sottotono che ha rischiato di andare sotto contro questo ottimo Capistrello, vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma ha detto bene, il primo tempo non è stato il solito approccio che noi abbiamo nelle partite casalinghe, sono stati molto bravi loro, più determinati, anche se poi per quanto riguarda le occasioni da gol non è che hanno creato molto né loro né noi un baio a testa, però loro molto più determinati, molto più bravi di noi. Secondo tempo forse meglio noi, però lo stesso le occasioni da gol, malgrado abbiamo avuto il pallino del gioco, sono state da ambo le parti. Quindi alla fine il risultato credo che sia giusto, peccato che abbiamo preso gol su due calci da fermo, dove soprattutto sul primo la mia difesa non è stata attenta. Per anni, giorno dopo giorno, abbiamo dato ascolto alle vostre esigenze. Ci siamo presi cura di voi e delle vostre idee. Le abbiamo realizzate per darvi sicurezza. Vi abbiamo fornito le basi per vivere sempre con un pieno di energia. Dimostrato che si può persino salire e scendere tra le nuvole e rifugiarvi in luoghi da sogno. E poi, unendo le nostre forze, vi abbiamo dato la possibilità di guardare il mondo secondo altre prospettive. DGL è a Basciano, contrada Salara di Zampitto. Il tempo passa, qualità e tradizione restano. Nori Serramenti, affrettati, non perdere questa occasione. Hai tempo fino al 31 dicembre 2011 per sostituire le tue vecchie finestre e beneficiare ancora per questo ultimo anno della detrazione fiscale del 55%. Nori Serramenti ti garantisce inoltre un piano di pagamento personalizzato e gestione gratuita della pratica di contributo. Dai valore alla tua casa. Scegli Nori Serramenti, strada statale 80, piano Daccio, Teramo. Con un gol di Ruggeri e la doppietta di Luca Esposito, il Sulmona supera di slancio il Martinsicuro, portando a casa una vittoria che permette agli ovidiani di accorciare le distanze dalla vetta. Niente da fare per il Martinsicuro, volenteroso e pugnace ma con evidenti limiti in fase avanzata. Out Celi e Piunti per squalifica, Scarpantoni schiera in avanti Picciola con Nepa a supporto cercando di coprire al meglio gli spazi. Dall'altra parte i sulmonesi rispondono col collaudato schieramento avente in Balint il vertice avanzato e con Pizzi e Cammarata pronti a graffiare a retroguardia ospite. Avvio promettente per il Sulmona, già al terzo Ruggeri su punizione impegna Luca Antoni, bravo a deviare in tuffo. Poco dopo è ancora l'11 di Spina ad andare vicino al gol che sfuma sull'imprecisa conclusione di Bolzan. I Peligni fanno la gara chiudendo gli ospiti nella loro metà campo, ancora in affanno a retroguardia del Martinsicuro sulla conclusione di Balint. Il gol è nell'aria e puntuale, arriva al 25esimo, direttamente su calcio di punizione Ruggeri supera Luca Antoni per l'1-0 che porta avanti i padroni di casa, costretti due minuti dopo ad operare la prima sostituzione. Fuori Cammarata, affaticamento muscolare per lui. Ancora duello tra Ruggeri e Luca Antoni con il portiere ospite che blocca il calcio piazzato del difensore ovidiano. Prima dell'intervallo il Martinsicuro batte un colpo, Mameo è pronto a respingere con i pugni la punizione in Nepa. Il secondo tempo ripropone un Sulmona all'attacco, Balint si libera bene, difettando però nella mira. Gli ospiti provano ad uscire ma il Sulmona concede poco o nulla e Meo risponde presente quando chiamato in causa. Al 59esimo è Ruggeri, ancora lui che su calcio di punizione scheggia la traversa. Il primo cambio ospite vede l'ingresso di Tarbo
Barba in luogo di Ferrara, ma la conclusione a lato di Picciola e la fotografia di un Martinsicuro troppo leggero in avanti per far male. A Dari per De Cesaris e la seconda mossa di Scarpantoni. Sul fronte opposto Luca Esposito rileva Balint e nemmeno un minuto dopo il neo entrato sfrutta al meglio l'assist di Pizzi per il 2-0 che mette in ghiaccio i tre punti. Cristofori al posto di Fuschi è l'ultimo cambio di spina con Piergallini in sostituzione di Nepa negli ospiti, colpiti ancora all'84esimo da Luca Esposito, pronto al tap-in vincente per il 3-0 finale che segna la 14esima sconfitta stagionale per un Martinsicuro in cerca di allenatore, in base alle inequivocabili parole del capitano Andrea Scarpantoni. Siamo venuti qui conoscendo il valore del nostro avversario. E niente, noi purtroppo stiamo avendo grosse difficoltà perché non abbiamo punti di riferimento davanti. Abbiamo cercato anche in questa fase di mercato una punta che purtroppo non abbiamo trovato. Basti pensare che oggi per due terzi la squadra era composta da under, quindi una squadra molto giovane. La società comunque dovrà optare per scegliere un altro allenatore, visto che comunque io sono un giocatore, sono il capitano di questa squadra e ho già detto alla società che comunque io voglio continuare a giocare, quindi dovranno provvedere a prendere un allenatore che traghetti la squadra fino alla fine dell'anno. Una vittoria importante per il Sulmona che rosicchia due lunghezze alla capolista miternina proprio prima del big match di giovedì 22 dicembre quando gli ovidiani saranno di scena a Montorio. Vittoria doveva essere e vittoria è stata adesso sotto con il Montorio giovedì. Sì, è stata una partita dove non abbiamo espresso le miglior cose, però importante sicuramente il risultato positivo. E ora abbiamo un'altra possibilità di far bene e di dimostrare che veramente contiamo qualcosa in questo campionato giovedì col Montorio. Stiamo bene, ora ci dobbiamo preparare bene questi giorni, iniziamo già da stasera a pensare alla partita e a prepararci al meglio per poi cercare di centrare l'obiettivo. Eurocolor, un grande showroom pieno di colori, ricco di promozioni, con spazi dedicati a illuminazione, pavimenti, complementi d'arredo, decorazione, tutto quello che serve per soddisfare piccoli clienti e grandi professionisti. A Lanciano, zona industriale, www.eurocolorlanciano.it. Eurocolor Decor Center, il tocco che decora il tuo spazio. Per la città di Cupello la sfida casalinga con il Lauretum è un evento da cerchiare in rosso sul calendario e non tanto per l'importanza della sfida in sé, considerando la non felicissima posizione di classifica dell'11 di Peschetola, che può finalmente tornare a giocare nell'impianto cittadino con un organico massicciamente rivoluzionato nel mercato di riparazione, ma soprattutto potendo contare su un impianto col nuovo look rappresentato dal terreno in erba sintetica e da altre migliorie volute dall'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Angelo Pollutri, sempre vicino alle vicende calcistiche del suo paese. Decisamente rinnovato, dicevamo, per i rossoblù virtussini, con l'ulteriore innesto di pedine importanti nel proprio scacchiere come l'estremo Mainardi e l'ex rovetano Regner, con quest'ultimo che inizia dalla panchina. L'intento del presidente Peschetola è quello di dare al tecnico un organico in grado di risalire al più presto alla china, cercando nell'occasione di bloccare la risalita in orbita playoff dei biancazzurri guidati da Enzo Leone. Se l'avvio rossoblù sembra promettente con la verticalizzazione di Ferreira che pesca Gaspari, battuta di quest'ultimo al lato, il Lauretum centra il bersaglio grosso alla prima ripartenza con Ferrandina che elude la trappola del fuorigioco e si invola verso Mainardi, costretto quest'ultima all'uscita disperata con l'attaccante loretese che lo scavalca depositando la sfera nella porta ormai sguarnita. I meccanismi difensivi virtussini fanno cilecca anche al 17esimo con una nuova fuga di Ferrandina, stavolta Mainardi e Del Bonifro riescono in tandem ad arginare la nuova offensiva del puntero biancazzurro. Poco incisivi gli avanti rossoblù con Torres appesantito e poco reattivo che non riesce a dimostrare in nessuna occasione il suo valore. Se le punte latitano, il centrocampo con Schena e Marino si fa vivo in avanti senza particolari sussulti. Di ben altra sostanza le offensive loretesi, numericamente esigue ma devastanti al punto giusto. Al 39esimo su una mischia in area cupellese, Marignetti coglie l'attimo propizio per infilare la sfera nel sacco per il raddoppio ospite che taglia le gambe all'11 di Carosella. La Virtus gioca in effetti in maniera piuttosto confusa senza recare danno al quasi inoperoso Chessari. Alla ripresa delle ostilità Carosella prova a rinfortire il reparto avanzato nel disperato tentativo di dare la scossa ai suoi. Gli esiti non sono però quelli ipotizzati dal pur bravo tecnico rossoblù. Dopo il timido approccio inoffensivo del neo entrato Regner, il Lauretum insidia Mainardi con la nuova percussione dello scatenato Ferrandina. L'estremo di casa stavolta lo rende inoffensivo. Al 31esimo Gaspari sparacchia alle ortiche mentre sull'altro versante Bonvivere sfiora il trisco
missile dei suoi che si infrange sul legno traverso. Di Lello prova a dare la carica ai suoi costringendo Chessari ad effettuare l'unico intervento difficoltoso nell'arco della contesa. L'estremo Vestino è attento poco dopo a rendere inoffensivo l'insidioso tiro cross di Ferreira. Nelle battute conclusive segnaliamo il cartellino rosso sventagliato dal signor Ferrone di Pescara ai danni di Pavese, punito per un fallo di reazione su Del Bonifro, ma è troppo tardi per il Cupello per pensare di rimontare sfruttando la superiorità numerica in campo. Di fatto l'unico pericolo prima del triplice fischio è il piazzato di Ferreira, che non inquadra comunque il bersaglio grosso. Sicuramente l'approccio, abbiamo sbagliato l'approccio alla partita. Campo nuovo per noi era come una trasferta, effettivamente loro avevano un altro passo, arrivavano sempre prima di noi, sono stati più bravi di noi sicuramente. Enzo Leone, tecnico del Lauretum, ad inizio stagione probabilmente erano in pochi ad indicare il Lauretum tra le papabili a centrare la zona playoff, invece visto l'andamento di queste ultime settimane entrerete a pieno titolo in questo novero delle prime della classe? Diciamo che a noi mancano 12 punti. Dopo averli fatti vedremo quello che possiamo fare. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, cercare di far giocare i ragazzi. Adesso la classifica in questo momento ci sorride, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Ma questa non è una frase fatta, questo è il nostro obiettivo e quindi cercheremo di fare questi punti nel più breve tempo possibile. Eccoci in studio, abbiamo gli episodi da Moviola e i gol più belli e tra poco ci collegheremo rapidamente perché siamo in ritardo con Santomero perché c'è un qualcosa sul quale dobbiamo soffermarci. Prima partita, la partita di Alba Adriatica, Guardia Grele. L'arbitro chi era, Ludovica? Catena di Avezzano. L'Alba chiede un calcio di rigore, vediamo un po' insieme, Andrea? A me non mi sembra. Sì. È impallato, insomma, siamo al limite. Ecco, questo è un episodio particolare. Cosa succede, Andrea, qui? Allora, qui, se noi rivediamo, Coccia farà due gol, quindi sarà l'uomo partita per l'Alba. Coccia già ammonito, qui commette un fallo in compartecipazione, è lui che inizialmente spinge l'avversario, che poi frana su Ciancaioni che fa lo sgambetto, ma il primo fallo... Serve il numero 3. Il numero 3 è Coccia. Perfetto. Poi il fallo più plateale è quello di Ciancaioni, ma la prima spinta, quella che butta il giocatore su Ciancaioni è di Coccia. E l'arbitro ammonisce Ciancaioni invece. L'arbitro ammonisce Ciancaioni, ma rivedendo poteva anche scapparci un secondo giallo di Coccia. Però questa è una finezza. È una finezza, veramente una finezza. Sì, no, ma sembra che Ciancaioni sia quasi in anticipo. Perché quasi in anticipo. Poi c'è un gol non gol, anche se a me a prima vista non mi è sembrato gol. Il presidente Ortolano sta guardando, i giornalisti sono fatti così, vanno a vedere tutto con la massima precisione. Sempre ad Alba c'era un gol non gol, se non sbaglio. Sì. Che però non mi sembra, non mi sembra sia gol, è fuori a palla. Vero, guardate un po', almeno mezzo metro. Non lo so, l'arbitro è stato bravo, su. A Amiternina Capistrello invece, qui, chi era l'arbitro, Ludovica? Calabrese di Avezzano, qui c'è un calcio di rigore reclamato dalla Amiternina. Forse c'è il fallo, ma comunque fuori. Ma sviene il giocatore della Amiternina comunque. Sviene, quindi non c'era rigore. Secondo episodio, comunque era fuori, comunque non sarebbe fuori, mai stato rigore. Sì, comunque è fuori. Marco, qui alto calcio di rigore, netto. Reclamato dalla Amiternina. Spinta, qui mi sembra netta. Sì. La spinta c'è. Spinta ne vedi. Cioè, il giocatore della Amiternina non arriva mai su quel pallone, e purtroppo, però la spinta c'è. Sul terzo episodio... Cerca di disturbarne due di giocatori lì in quel caso, cioè uno con la spinta. Sul terzo episodio voglio sentire il presidente Ortolano, ecco il gol di Molinari. Hop, mano. Maradona è anche l'argentino di Maradona. Però presidente, almeno nel negativo almeno non ha gioito come Manno. È stato più furbo? Non dovrebbe farlo comunque. Non dovrebbe farlo comunque. Anche perché insomma pesano questi punti. Quindi è un errore da parte dell'arbitro e anche dell'assistente, perché forse l'arbitro è impallato, non riesco a capire in che posizione è. Sì, infatti non si vede ma però certo l'assistente dovrebbe essere in linea. Quanti figli sembra in linea, mi sembra difficile non vederlo, insomma. Sì, quattro occhi, insomma, dovrebbe. Diceva vederlo, Costantini, insomma. Quanti figliocci ha fatto Maradona? Purtroppo sì, perché sono tutti e due argentini. Ma andiamo avanti, sì. Colonia, poi abbiamo visto gli episodi, però qui ci soffermiamo su chi era l'arbitro, abbiamo già detto. Bariola di Piacenza. Qui c'è il calcio di rigore reclamato dallo Sporting Tulum, che poteva starci. Può starci come non può starci? Qualche dubbio? Potrebbe anche starci. Poi c'è l'altro invece episodio, sempre come un presunto calcio. Un altro calcio di rigore che secondo me potrebbe starci anche in questo caso. Andiamo avanti con il nostro Jacopo Porcella. Ringrazio Jacopo Porcella, Marco Pediconi e Andrea Deloisio che sono in regia e stanno curando la Moviola. Qui c'è un calcio di rigore non concesso. Marco De Antonis? Ma non so. Altro svenimento. Non l'avrei dato, sinceramente. Altro svenimento. Poi c'è il gol di mano
di Manno, però insomma sono situazioni ai limiti, diciamo così. Poi c'è il gol di Manno, qui del resto le immagini non servono, perché poi c'è l'immagine di Manno che lo ha detto chiaramente, ne abbiamo parlato palesemente, ci prende anche in giro in maniera abbastanza... Sì, sarebbe curioso capire come la prende con la mano per metterla in porta, sembra, e quello non si capisce. Dicono che sembri quasi di piede. Ma sembra di piede, infatti. No? Sembra di piede. Non è che stiamo creando un caso inutilmente. Sì, però vorremmo capire... Però perché poi lui dice mano sinistra mi dico. Sì, è chiaramente la mano sinistra, ma come la corregge in questo momento? Perché va col piede. Ecco, però c'è anche da dire che Stacchiotti fa un abbraccio molto al limite. Però ci toglie ogni dubbio, capito, Mano, Luigi? Perché lo dice lui. Luigi, c'è anche un abbraccio di Stacchiotti molto al limite, tra l'altro. Cioè, Stacchiotti trattiene evidentemente Mano, lì sono e poi c'è il calcio di rigore non concesso al Colonia, questo c'è l'errore evidente, palese dell'arbitro, quindi sì. Insomma, lo stiamo per vedere, qui praticamente lo stanno quasi per... L'ha disarcionato, sì. Se non è rigore brutta. Questo, andiamocene. Andiamo a Mosciano invece, Mosciano Montorio. C'è l'espulsione di Marcellini. Chi era l'arbitro, Luca? Guida di Salerno. C'è un rosso diretto, l'arbitro non ha dubbi, guardate un po'. Ci può stare, guardate. E fallo da dietro. Fallo da dietro, poi l'arbitro in quel caso è stato molto molto deciso. Poi invece abbiamo Di Carlo che era già ammonito. E qui, ecco, qui stiamo rivedendo l'episodio. Di Carlo, che era già ammonito, c'è il fallo di Mano, non viene nuovamente ammonito, ci dice Matteo Falzoni. C'è la volontarietà, poteva starci il secondo giallo e quindi il rosso. Ma non mi sembra volontario. Non mi però. Sembra volontario. Volontario non è, va con la testa. No, assolutamente. Infatti, vede però bene. C'è forse un danno procurato al Mosciano, perché niente. Se la palla arriva all'attaccante può sì. Anche andare. Però l'arbitro fischia fallo. Fischia fallo, ma giustamente non l'espulsione. Andiamo avanti, Pineto. La partita del Pineto, chi era l'arbitro? Carullo di Lanciano. Andiamo a Carullo di Lanciano, vediamo come si è comportato. Eccolo qui, un calcio di rigore concesso al Pineto per il 2-1. Il fallo di Mano mi sembra abbastanza evidente. Sì. Quindi, sì. Eh sì, tutti d'accordo. Braccia larga. Ha visto bene l'arbitro. E poi la partita del San Salvo Castel di Sangro. Chi era l'arbitro, Ludovica? Miccoli di Lanciano. Calcio di rigore richiesto dal San Salvo e non concesso. L'arbitro è libero. Ecco, lì c'è il tocco con la gamba. Però... Punto sul fatto che l'arbitro sia lì, guardate. Guarda, però il giocatore del Castel di Sangro tiene proprio tiene la gamba tesa sì. per diversi istanti. Sì. Beh, insomma, allora, poi l'attaccante esagera. Abbiamo i voti agli arbitri di questa giornata, insomma li facciamo vedere con il nostro Andrea Torriso che ha curato questa rubrica quest'oggi. Eccoli qui, 5,5 per Scatena, 5 per Calabrese, 6,5 per San Gregorio, 4,5 per Bariola di Piacenza, 6 per Alessi, 5,5 per Guida, 6,5 per Carullo, 5 per Miccoli, 6,5 per Battistelli. Abbiamo anche la classifica generale, ma soprattutto comanda al momento Vitucci, poi Mastro Giuseppe, poi Battistelli, poi Avellani e San Gregorio, tutte e 5 della sezione dell'Acro. Di questo ne parleremo con il presidente Rodomonti l'8 gennaio. Abbiamo rapidamente una telefonata da Sant'Omero con il direttore sportivo del Sant'Omero. Buonasera direttore, dovrebbe esserci? Ecco, Marco Viscioni. Marco, ciao Luigi, buonasera, ciao. Mi senti? Sì, mi dicevi prima, direttore, voleva intervenire perché per lamentare un episodio che è accaduto oggi, se non sbaglio, vero? Un episodio abbastanza molto diverso da quello che è successo nei campi in cui abbiamo visto adesso l'immagine. Praticamente è successo che al 20° del primo tempo c'è stato ammonito un giocatore, però l'arbitro di conseguenza ha espulso il giocatore, ha dato due cartellini gialli uno dietro l'altro senza motivo a questo ragazzo, perché, quindi insomma c'è stato uno scambio di persona, diciamo così, sì, non... perché cinque minuti prima era stato ammonito il nostro numero 9 lui aveva segnato il taccuino numero 11 è successo il patatrac e quindi di conseguenza voi... tutto reclamate l'errore tecnico dell'arbitro, in pratica è lampante, ma anche la gente fuori rideva, loro ridevano, ma non potevano dire che non potevano dire all'arbitro, però si devono essere tutti quanti. Ecco Marco, tutto direttore, io sono stato espulso, sono andato in tribuna, la gente in tribuna io non ti dico che mi hanno fatto l'appoggio, ma di più, perché è troppo evidente quella cosa. Possiamo dire che comunque il Civitella Roveto in questo non c'entra nulla, è stato corretto. Assolutamente, società correttissima, giocatori bravissimi, è chiaro che loro non hanno detto niente. Solo che noi, al 20° del primo tempo, campo pesante, quindi una percussione anche per il match di giovedì. Un giocatore che giovedì non giocherà, noi abbiamo giocato tutta la partita in 10. Non è un...
Beh, noi diciamo che ci appelliamo al buon senso del direttore di gara, che magari faccia un attimo. Aspetta, un'altra cosa, il direttore di gara si è comportato malissimo nei confronti di tutta la squadra nostra, dicendogli: è la parola mia contro la tua, non c'è la telecamera, fate voi. Non è modo di comportarsi questo. Direttore, speriamo che la notte porti consiglio al direttore di gara e faccia un passo indietro. Qualora fosse questo, ci sarà. Non lo farà. Io conosco questi campionati da tantissimo, non lo farà. Speriamo che capita. Grazie. Io un augurio di buone feste a te, Andrea, al presidente. Ciao Marco. Grazie. Anticipiamo che giovedì saremo a Santomero. Presidente, mi dispiace, però noi non interveniamo mai per questa cosa, era troppo evidente per non dirla. Grazie, direttore. Noi giovedì saremo comunque a Santomero per Santomero Real Carsoli. Grazie a Viscioli del Santomero. Ci vediamo giovedì. Naturalmente speriamo che il direttore di gara, se così è andato il tutto, si faccia un po' l'esame di coscienza, ammettere gli errori è sicuramente umano, non è disonorevole, qualora fosse questa la ricostruzione, giusto Presidente? Ci sembra doveroso. Andiamo a vedere i gol più belli, siamo davvero in chiusura, ne abbiamo quattro, dovete sceglierli. Il gol di Molinari della Miterrina, non quello di mano, per l'amor del cielo. Andiamo, quello di mano ovviamente non l'abbiamo messo tra i gol più belli, questo è ovvio. Ecco il gol, molto bello, di Molinari. Poi abbiamo il gol di Villa, se non sbaglio, tra poco del Capistrello. Ancora aspettiamo qualche istante, mi dico che tra poco sarà... L'avevo visto i primi frame. Eccolo qui. Questo è un grandissimo gol. Poi abbiamo Bellè del Tullum e Francia del Montorio. Andiamo a vedere, questo è il gol di Bellè, poi Francia del Montorio che va via, resiste, guardate un po' qui, opla. Allora, scegliamo, Andrea Costantini. Francia, però devo dire che anche gli altri sono bellissimi. Marco De Antonis. Confermo, Francia. Francia, e qui li stiamo rivedendo, presidente Ortolano, qui insomma uno bisogna scegliere da appassionato di sport, non da presidente ma da dirigente dell'Angolana, diciamo così a suo tempo. Dell'Arenato Curi, giusto, precisiamo. Sì, dico pure io Francia, comunque sono tutti belli. Sono tutti molto belli, anche quello di Molinari è veramente qualcuno bellissimo. Realizzato anche in maniera particolare, insomma, Bellè ha fatto la Serie A, la Serie B, Villa non è l'ultimo arrivato, guardate un po', opera. Quindi questo però, è stato quello scelto, giovane Francia, ecco. E allora, noi siamo arrivati in conclusione, io vado a ringraziare Marco Pediconi, Roberto Gallier, Jacopo Forcella, Massimo Lupacchini in regia, ringrazio in modo particolare Andrea Costantini e Marco De Antonis, Andrea lo troveremo tra poco, Presidente, auguri, ci siamo dati prima gli auguri. Sì, io li ripeto gli auguri a tutte le società, a tutti i dirigenti, a tutti i presidenti, agli atleti, agli allenatori, agli arbitri, per queste festività natalizie, ma soprattutto per un anno ricco di serenità e, come dico sempre, anche ricco di salute. Allora, questa è la fondamentale. Ci ritroveremo magari a fine stagione, faremo il punto. Ringraziamo il presidente Ortolano perché ha voluto omaggiare tutta la nostra redazione di un pensiero natalizio. Ludovica, noi però non ci fermiamo perché giovedì si torna in campo e c'è Montorio Sulmona. Credo che ci sarà Matteo Falzon sul campo, il nostro giornalista più amato, più tranquillo, più pacioso. Gli vogliono bene tutti, speriamo insomma che possa essere super parte. Ludovica, ci saluti come al solito. Sì, l'ultimo appuntamento prima delle pause natalizie per giovedì 22 alle 20:30. Non mancate. Buona serata a tutti.